do il benvenuto a questo incontro, faccio porto i saluti dell'Associazione Museo e vi faccio una breve introduzione sui prossimi appuntamenti. Oggi parleremo di paesaggio, bene comune. Giovedì 20 aprile, sempre in presenza, Gianni Oliva ci presenterà il suo libro Il Purgatorio dei Vinti e ne discuterà con Mario Lenosio. Il 25 aprile alle 18, prima gli altri, la resistenza degli ebrei partigiani, avremo anche un evento importante perché il Comune ha accolto la proposta che abbiamo fatto di dare la cittadinanza onoraria a Mario Lenosio e a Nicoletta Fasano, e quindi ci sarà anche, oltre al convegno, questa importante cerimonia, e ringraziamo l'amministrazione perché ha accolto questa richiesta, questa proposta. Via web, il videoconferenza giovedì 27 aprile si terrà alle 18 un incontro con Peppino Ortoleva che parlerà di comunicazione imperfetta e ne discuterà con Alberto Banaudi. Io lascio la parola poi al nostro moderatore, che abbiamo scoperto avere non radici cisternesi ma parentele cisternesi, Marcello Pasquero, che ha accettato il nostro invito e ti ringraziamo per averlo fatto diventare un nostro ospite gradito. Volevo aprire questo incontro con questa fotografia di un quadro di Caspar David Friedrich e una frase di Umberto Eco. Un libricino sulla bellezza. Umberto Eco dice: ecco, credo che nel corso dei secoli l'esperienza del bello sia sempre stata quella che si prova stando così, come di spalle, di fronte a qualcosa di cui non facciamo e non vogliamo a ogni costo far parte. In questa distanza sta l'esile filo che separa l'esperienza della bellezza da altre forme di passione. Una bellezza che è la bellezza del paesaggio, che è una bellezza gratuita, perché chiunque può godere del paesaggio, e Cisterna è la dimostrazione perfetta perché a 360 gradi si vede un paesaggio meraviglioso, ed è la nostra ricchezza, ma è anche la realtà che noi dobbiamo difendere, proprio perché è un bene di tutti. Abbiamo l'obbligo di educare la bellezza. Educare la bellezza era il titolo del convegno che ha preceduto questo incontro, ed è un po' l'obiettivo che ci poniamo noi insegnanti, ma ci poniamo anche come comunità. La collettività deve educare la bellezza e educare anche le persone che vivono nel paese ad apprezzarla. Per quello partiamo dai bambini. Ora ti lascio la parola e buon ascolto. Grazie a tutti. Come ha detto Tiziana, sì, io sono legato sicuramente al paese di Cisterna, dove risiede mia sorella, che ho scelto proprio questo paese, dove io vengo sempre volentieri, poi io abito a pochi minuti perché sono fieramente roerino e priocchese, quindi ovviamente conosco molto, molto bene. Nella vita, chi sa cosa faccio, io sono direttore di Radio Alba, tutti i giorni ho un programma in cui cerco di portare proprio anche così al pubblico di tutti i giorni temi come questo, come quello del paesaggio, dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, e anche questa responsabilità che tutti abbiamo verso il paesaggio che ci circonda. Poi sono anche giornalista per il Corriere Torino, del Corriere della Sera, e sono anche fieramente direttore di Fondazione Radici, che spero di poter far conoscere sempre di più anche in questo territorio, perché è una fondazione che è nata proprio per promuovere e tutelare le radici di Langhe e Monferrato, che è partita con qualche difficoltà perché è nata il 12 febbraio 2020, quindi potete capire quali difficoltà ci siano state, però comunque a
mosso i primi passi e ora vuole diventare sempre più importante sul nostro territorio. Questo incontro segue il convegno Il paesaggio educa lo sguardo di 2 anni fa, di aprile 2021, che aveva portato alla sottoscrizione della convenzione FARO da parte di associazioni e amministrazioni locali. Quindi dopo 2 anni c'era la necessità di tornare su questo tema. Io direi di entrare subito nella discussione con i tanti relatori che interverranno in questo incontro, poi alla fine ci sarà ovviamente spazio per gli interventi e sarà importante che ci sia un dibattito anche per arrivare a un risultato concreto da questo incontro. Quindi io, dopo i saluti della vicepresidente del Museo Arti e Mestieri di un tempo di Cisterna d'Asti, Tiziana Mo, chiamerei Luca Anibaldi per fare subito una cronistoria di un percorso resistente, l'antenna Wind a Cisterna, così entriamo subito nel tema. Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse sono Luca Anibaldi e collaboro da anni con il museo e anche con il Polo Cittativa, con cui organizziamo una cadenza settimanale degli incontri sia sul territorio che di carattere storico e sociale. Allora, andiamo a vedere. Voglio tornare dove c'è il convegno, la cartella del convegno. Allora, il titolo, cronistoria. Cronistoria perché vorrei veramente in pochi passi brevi riassumere quello che è stata la vicenda dell'antenna per questa comunità, che ha coinvolto diverse persone, dal singolo cittadino fino alle associazioni, fino all'amministrazione comunale. Andiamo quindi a vedere l'oggetto del discorso. Alla fine dello scorso anno, 21 dicembre 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale si è pronunciato appunto sul ricorso che la WIND aveva presentato sul diniego appunto che aveva ricevuto nel 2020, alla fine del dicembre del 2020, per installare un'antenna in località Transue, che appunto è un bricco, diciamo, che nei pressi qui del concentrico di Cisterna. E questa installazione chiaramente andava a contrastare il regolamento comunale che aveva disposto per la localizzazione degli impianti radioelettrici, questo in una seduta di consiglio del 20 ottobre del 2020. Chiaramente il TAR ha respinto il ricorso e quindi ha condannato la WIND a pagare le spese di legge. Allora, nella sentenza si legge, proprio per evidenziare il fatto che all'autorizzazione che veniva chiesta, quello che si è voluto evidenziare è il fatto che il presidio del paesaggio, quindi di un bene comune, dovrebbe risiedere già nell'attuazione dei piani regolatori comunali, cosa che per Cisterna è avvenuta. Vediamo adesso brevemente i passi che hanno preceduto, l'illustrazione del progetto. Allora, a fine agosto del 2020, quindi siamo alle fasi preliminari, viene presentata l'istanza, quindi la richiesta di costruire questa antenna alta 34 metri da parte della WIND. E questa istanza viene presentata al comune, al SUAP, cioè lo sportello unico delle attività produttive, e all'ARPA Piemonte. In seguito viene richiesto l'integrazione il 1 settembre e già la regione Piemonte evidenzia che il luogo scelto rientra nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Una ventina di giorni dopo, siamo tra il 22 e il 24 settembre, viene illustrato il progetto e le sue criticità da parte dell'amministrazione comunale. Da qui poi vediamo come appunto la comunità, quindi si è scelto il titolo resistente perché ha iniziato a interrogarsi e a vedere come poter innanzitutto capire e poi poter agire. A
Allora, questo percorso, come vedete, è a una settimana dall'incontro, diciamo così, dalla presentazione del comune. Già il 30 settembre avviene un incontro sul tema connessioni, salute e paesaggio. Poi andrò ad indicare bene i temi, diciamo, con cui i temi di interesse di ciascuno. Poi vediamo che il percorso è un po' in salita, perché si tratta poi di coinvolgere effettivamente sempre di più la comunità. E si arriva il 24 ottobre a consegnare all'ufficio protocollo di Cisterna una petizione con più di 1000 firme. Quindi, se consideriamo che appunto Cisterna ha grosso modo gli stessi numeri di abitanti, ci rendiamo conto che è una petizione importante, con un certo peso. Tant'è che poi, diciamo, il percorso è un po' più in discesa, perché una volta che si è riusciti a coinvolgere sempre di più la comunità, le stesse associazioni rispondono all'appello il 10 aprile, appunto, con l'incontro di cui citava prima Marcello Pasquero, l'incontro sul paesaggio di quello sguardo. Successivamente, il mese dopo, grosso modo, a maggio del 2021, le associazioni ritengono opportuno ritrovarsi per mettersi in gioco, per cercare di trovare effettivamente dei progetti concreti, quindi una risposta concreta a quanto si era discusso e quanto si era sottoscritto ad aprile. E circa un mese dopo si ha anche un incontro, diciamo, tra i referenti delle associazioni a un livello ancora più alto, cioè con il presidente della provincia di Asti, con l'architetto Nada Ravizza, responsabile della pianificazione territoriale. Per cui si vede come, partendo da un livello, come dire, individuale, se vogliamo, di cittadinanza, si è riusciti a portare questa esigenza, cioè di avere una pianificazione territoriale che fosse rispettosa sia dello sviluppo economico, ma soprattutto della tutela del paesaggio, ad un livello sempre più alto. Andiamo a vedere infatti quali sono stati i temi di interesse. Allora, nel primo incontro si era cercato, io sono stato tra gli organizzatori, si è cercato di riflettere su quali fossero gli effetti dei ripetitori sulla salute e sul paesaggio, quali fossero le tipologie di antenne e di limiti in vigore rispetto alle emissioni. Diciamo che anche, se ricordo che ci furono delle diversi interventi, alla fine, diciamo, la sintesi fu che bisognava appunto coinvolgere per rendere più consapevoli e quindi per poter mettersi in discussione e poter appunto contestare con una certa consapevolezza e quindi spirito critico. In effetti, nell'incontro poi dell'aprile del 2021 vediamo che è proprio questo il tema centrale, cioè valorizzare il paesaggio tenendo presente anche delle esigenze di uno sviluppo economico che tenga appunto in piedi tutto. Al termine di questo incontro avviene appunto la sottoscrizione di questa convenzione di Faro, che ricordo essere la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cioè delle linee guida che ci dovrebbero appunto dare l'indicazione per una stella polare da seguire per realizzare concretamente la tutela, la valorizzazione del paesaggio. E infatti successivo incontro si arriva a dei progetti concreti, si ha appunto alcune proposte, furono la creazione di un'area boschiva dedicata al tartufo, il sostegno quindi concreto dell'amministrazione di Cisterna nella realizzazione della segnaletica, quindi per i sentieri e quindi per appunto la manutenzione dei sentieri per un turismo sostenibile, cioè un turismo che tenga conto del valore del paesaggio inteso proprio come i principi scritti nella convenzione di Faro. A livello ancora superiore, o comunque a livello della provincia, si identifica sicuramente l'urgenza di un coordinamento, no? Per trovare effettivamente la localizzazione degli impianti ripetitori come una problematica che debba essere affrontata in maniera coordinata. E sicuramente viene di nuovo ribadito l'impegno per la salvaguardia dello straordinario patrimonio paesaggistico di tutto il territorio ostigiano. Oltre ai temi di interesse, quindi i temi di consapevolezza e di discussione, ci sono state però poi delle azioni concrete e quindi anche efficaci, vorrei dire. Cioè, la prima, in seguito all'illustrazione del progetto dell'antenna, è stata il 20 ottobre del 2020 la delibera del Consiglio Comunale, che
come dire, ha adottato un regolamento comunale, quindi ha scelto e ha imposto che l'installazione di impianti non abbiano un'altezza superiore ai 15 metri. Di conseguenza la WIND ha cercato di ridurre l'altezza, passando quindi dai 34 ai 28 metri, e chiaramente il comune, ha risposto indicando quali erano i motivi per cui non poteva accettare, appunto, accogliere questa variazione, perché comunque andava contro appunto il regolamento comunale su cui si era espressa, tant'è che il 22 dicembre ci sono ancora delle osservazioni presentate dalla WIND al suo, ma poi in ultima battuta il 29 di dicembre appunto del 2020 si ha formalmente il divieto da parte dell'amministrazione comunale alla realizzazione di tale opera. Riepilogo, in realtà è il punto di partenza adesso per tutti gli interventi che seguiranno, però dal mio punto di vista, soprattutto da chi ha organizzato i vari incontri, questa vicenda è stato l'ultimo capitolo di una storia che noi cerchiamo di portare avanti da anni, cioè quella di una comunità resistente che si interroga, cerca di essere informarsi, di rendersi criticamente consapevole. E il risultato infatti è stato quello di sicuramente di aver messo in moto delle persone, dell'amministrazione comunale, minoranza e maggioranza insieme, che hanno appunto tagliato l'ultimo traguardo per fare in modo che il ricorso al TAR fosse respinto. Con questo vi ringrazio e vi auguro un buon incontro. Grazie a Luca Anibaldi per questa cronistoria che era necessaria ovviamente per inquadrare quello che è successo a partire dal 2020. E io chiederei subito al sindaco Renzo Peletto di raccontarci anche ovviamente il punto di vista dell'amministrazione in questa vicenda. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza, grazie al dottor De Vecchi, a Marcello Zucchero, all'Economia di Canale, mi sfugge un altro nome, alla terra dei tartufi e a tutte le associazioni che sono presenti. Vorrei dire quello, devo dire subito una cosa molto importante. Questa mattina c'è stata la motocavalcata. Il comune di Cisterna d'Asti, la motocavalcata, gli ha dato il diniego. Due anni fa avevamo la delibera già fatta, questa volta l'abbiamo detto di no. Già l'anno scorso abbiamo sempre detto di no e continueremo a dire di no. Noi praticamente abbiamo scelto una strada, l'abbiamo già scelta prima, noi tuteliamo il paesaggio. L'amministratore, quando pensa di fare il sindaco, deve pensare di tutelare il territorio. Tutelare il territorio, però, quando uno arriva in comune ci sono due cose importanti. Una prima guarda, va nell'ufficio della finanziaria e gli chiede come sta il bilancio del comune. A quel punto lì si muove legittimamente, poi si sposta subito nell'altro punto, no? Praticamente dove c'è l'architetto, si guarda il piano regolatore, guarda le norme che si possono fare e cose che si possono fare, perché non è che il comune possa sempre fare tutto quello che vuole, non è così, non è proprio così, perché le norme delle volte ci impongono delle cose che non possiamo fare. Magari arriva uno e mi dice così, guardi là, smantellano una via, però se il piano regolatore lo concede, il vignaiolo ha le carte in regola, a quel punto lì si deve dare permesso, perché non è che si possa fare altre cose. Poi quando si lavora si progetta, tu vai alla pianta nell'ufficio finanziario, per quanto lui ti dice abbiamo ancora un anno di patto di stabilità, devi solo spendere i soldi che incassi dagli oneri e che incassi dagli obblighi, allora cambia
progetto, perché non è che si possa fare il sindaco, fare tutto quello che uno vuole. A quel punto lì uno programma, cambia la situazione, prova a impegnarsi a lavorare diversamente. A quel punto lì finisce il patto di stabilità, a quel punto lì uno prende i soldi dell'avanzo, mette assieme con quelli che arrivano quando fai il bando, no? Quando ti arrivano dall'associazione, a quel punto lì progetti. Quando progetti, magari ti capita che ti vanno via le tue, o via un pilastro, uno chiede la mobilità, allora i progetti stanno fermi, per tutto lì è ben difficile di nuovo tirare avanti. Nel frattempo organizzi di nuovo per amministrare, perché purtroppo è così. Poi ti va via magari un'altra persona, sei in difficoltà, perché il comune, con tutte le norme, con tutte le cose, può essere sempre in difficoltà. Poi arriva magari, non so, perché da sindaco uno deve avere l'entusiasmo di avere un paese più bello degli altri. Io ho sempre avuto quell'entusiasmo lì, no? Di fare le cose più belle degli altri. Poi delle volte non ci arrivo, delle volte ci arrivo, non so. Però per fare le cose bisogna sempre programmarle. Parlare di fuori è facile, poi ti arriva magari l'opportunità del PNR. PNR sono fondi che sono difficili da arrivare, tra 4-5 progetti, ma questi progetti non vengono magari finanziati. Se vengono iniziati devi stare attento, perché se non sei attento a quel punto lì, cosa fai? I soldi non ti arrivano, danno due trans, le trans poi le altre pagano a fine dei lavori, tu non hai i soldi da coprire. Adesso mi sono allargato un po', così, un po' amministrare. Sul discorso dell'antenna, ci è arrivato lì 4-5 volte, poi le domande dell'antenna le abbiamo sempre respinte abbastanza con comodità, perché si arrendevano facilmente. Invece la WIND ha fatto sta proposta su uno scolo privato, su una zona di vincolo. Allora a quel punto lì ci siamo mossi in maniera abbastanza efficace, perché poi si è premiati, alla fine si è premiati anche con l'aiuto di tutti, come diceva lui, perché poi alla fine tutti insieme si è arrivato a un risultato. A quel punto lì è un'altra cosa. Poi quando uno hai terminato e sei soddisfatto, magari ti arrivano i soldi del PNR, di inventarti qualcosa, di soldi non puoi buttarli via, magari pensi di fare una scuola nuova, ti danno un rudere, a quel punto lì, questo rudere si deve mettere al posto, a quel punto lì ci vogliono dei soldi, entra la sovrintendenza a quel punto lì ti porta 8 mesi di non so, 8 mesi per darti l'ok, poi magari non puoi farlo e il soldo finisce. In ogni modo noi, quando sono io con il mio gruppo a fare l'amministratore, abbiamo sempre cercato di difendere il territorio, maniera come si può fare, perché poi alla fine non è che sempre possiamo fare come vogliamo, facciamo come si può, perché ormai la burocrazia è enorme. Ricordatevi di solo che la burocrazia resta enorme. Grazie. Sindaco Renzo Pelletto, anche perché sappiamo che quando si iniziano anche delle battaglie contro delle strutture come Wind 3 è anche difficile poter dire la propria quando si è ovviamente un piccolo comune, e questo denota veramente un grande coraggio, un coraggio di tutta la comunità. Proprio per questo vorrei chiamare i rappresentanti del gruppo Siamo Cisterna, a partire da Mauro Bastita, che invito qua. Salve a tutti.
chiamo Paolo Pastita, abito a Cisterna d'Asti ed ho avuto la possibilità di sceglierlo, nel senso che io sono nato ad Alessandria e la mia famiglia è di Alessandria, vive in città, invece io sono scappato per venire a vivere a Cisterna, perché l'ho reputo un posto non solo bello, ma bellissimo, come diceva Tiziano inizialmente, un posto talmente bello che dal castello si può scorgere 360 gradi di paesaggio. Sfido, e io giro spesso nel lavoro, nel senso che faccio il tecnico viticolo, giro spessissimo e posti belli come il nostro, secondo me ce ne sono, ma non così tanti. Soprattutto perché è un posto ancora, secondo me, sano. Sano nel senso che è un luogo dove coesiste l'agricoltura associata comunque a un ambiente ancora boschivo, e questo secondo me è una delle cose più belle e delle cose che vanno veramente difese. Allora, io qua in questo incontro partecipo appunto come rappresentante di questo gruppo che si chiama Siamo Cisterna, che è nato per le votazioni comunali nel maggio del 2019. E a parlare non sarò solo, ma saremo in tre, proprio per evidenziare il fatto che siamo un gruppo. E, il nome Siamo Cisterna è semplicissimo, perché siamo Cisterna perché siamo proprio rappresentanza di Cisterna, perché abitiamo a Cisterna, ma si può leggere anche sì, amo Cisterna, perché noi amiamo veramente il nostro paese, ma veramente, e infatti siamo un gruppo fondamentalmente di persone che fanno parte delle varie associazioni all'interno appunto della nostra comunità. E, la nostra performance di racconto prevede tre titoli che sono un po' il territorio di Cisterna d'Asti, racconta un po' la nostra posizione per quello che riguarda l'antenna Wind e riguarda la sentieristica. E il nostro comune comunque cioè ha una superficie pari a 10,73 km². A me piace parlare di ettari perché in agricoltura tendenzialmente parliamo di ettari e sono sopra i 1000 ettari di superficie. Dal censimento del 2010 si evince che la superficie boschiva è comunque superiore ai 600 ettari, quindi abbiamo più superficie boschiva rispetto a superficie coltivata. La parte coltivata, come vediamo nell'immagine di Google Map, è la parte che guarda sud-est del paese. Infatti, uscendo dal castello, ci affacciamo nelle colline coltivate, quindi non solo ovviamente del comune di Cisterna, ma anche dei comuni limitrofi. Mentre le spalle del castello vedono la parte boschiva. La parte coltivata è sicuramente prettamente vigna. Ci sono anche parecchi noccioleti, frutta, ci sono anche delle aziende che producono orticole, ci sono un po' di seminativi, un po' di prati, ma sempre a diminuire. Sicuramente la superficie coltivata, io adesso non ho dei dati, avevo fatto una ricerca tempo fa ma non sono riuscito a trovarla, sicuramente la superficie coltivata era più ampia rispetto a quella che abbiamo adesso, nel senso che tutte le parti dei crinali, delle zone che vediamo boschive, una parte era comunque coltivata sia a vigneto che a peschetto. E infatti nei sentieri o se andiamo a fare il giro dei boschi ogni tanto troviamo delle viti selvatiche e troviamo ancora delle pesche, e tra l'altro erano in fiore 15 giorni fa. Niente, io volevo ancora aggiungere che appunto il nostro compito come consiglieri comunali è quello di difendere e tutelare il paesaggio, e sicuramente il nostro impegno a riguardo è stato attivo, e sicuramente c'è stata un buon dialogo con l'amministrazione comunale, perché anche il sindaco è sempre stato disponibile ad ascoltarci, a volte abbiamo avuto anche delle discussioni, però comunque il risultato è quello, è la cosa più importante che va a pagare, quindi siamo felicissimi infatti di questo percorso che si è fatto per il discorso antenna. E volevo concludere il mio intervento dicendo appunto che come gruppo abbiamo fatto una richiesta al sindaco e alla giunta comunale per far sì che ci sia una giornata
dove tutte le associazioni, le famiglie, le scuole, la parrocchia, via discorrendo, partecipi per la pulizia delle strade, perché con Pugliano Insieme non siamo riusciti a organizzare, non siamo riusciti a farlo. Quindi il sindaco mi ha dato già, comunque, si sta attivando per far sì che ci siano sia le assicurazioni e ci sia una buona copertura, ma sono sicuro che il sindaco farà sì che la giornata si faccia. Quindi passo la parola a Guarda Gervasio che ci parlerà del nostro discorso. Grazie Mauro, buon pomeriggio a tutti, sono Gervasio Volta, sia il nome sia il mio cognome parla di cisterna, infatti quando Molino ha presentato il libro e me l'ha sottoscritto mi diceva nessuno può confonderti e non darti la tua origine a cisterna. Io nel mio intervento volevo parlare esattamente di quello che ha iniziato e accennato Tiziana, ha accennato il sindaco e anche Mauro. Paesaggio, bene comune. Parliamo di bellezza. E mi rifaccio a quello che è scritto nella Bibbia. Tra le prime parole che c'è scritto nella Bibbia, appunto, anzi, forse la prima parola dice che Yahweh, dopo aver fatto, creato sia il primo giorno sia il resto dei giorni, e vide che ciò era buono, ma buono è un po' la traduzione in italiano. Se andiamo all'origine, la parola buono era tov, che era stata tradotta poi in greco da tre parole importanti: kalos, agathos e Christos, che significa bello, buono, sto bene. Penso che oggi quello che ci stiamo dicendo esattamente questo. Il nostro paesaggio bello, che è buono, ci fa amare il nostro territorio e sicuramente poi stiamo bene. Tutto quello che dal mio punto di vista è stato fatto in questi anni era chiuso in queste tre parole. A Cisterna si vive molto bene e grazie a questo nostro paesaggio, a questo nostro grande, grande territorio. È chiaro che parlare di bellezza, di bello, di buono, è quasi impossibile. Possibile perché quando guardiamo un paesaggio, come si dice nella mia prima lingua, che è il piemontese, vivo un stambaia, colpisce. È una cosa che diventa difficile esternarla, rimaniamo d'incanto e quindi non si può oggettivare questo, è difficile parlarne per questo motivo. Parlare però possiamo parlare della verità, di quello che è stato tutto il percorso. Luca ce l'ha descritto nel dettaglio, di tutto un percorso che forse la cittadinanza ha fatto capire sicuramente a chi, e questo era poi l'amministrazione, era possibile fare e era doveroso fare per il nostro grande territorio. E quindi non vado oltre, nel senso che non parlo a questo punto e ritaglio il mio discorso su tutto quello che si può dire di questa antenna, di questo paesaggio, perché la scintilla della cittadinanza ha fatto sì che si potesse arrivare a questo ottimo, ottimo risultato. Ritengo ancora di dire e concludo che bello e buono e l'amore per il nostro territorio, penso che l'amore per le nostre colline sono due cose inutili che non ne possiamo parlare, ma in questo modo hanno fatto sì di mantenere il nostro bene comune. Grazie. Onorina Massotto, sempre per Siamo Cisterna. Buonasera a tutti, sono Onorina e
dico io amo Cisterna e ogni volta che salgo al castello dico rimango abbaiato, come ha detto Gervasio, perché per me è sempre come arrivarsi la prima volta. Leggo un po' di cronistoria proprio sulla segnaletica, sulla sentieristica, che è un aspetto importante nel nostro paese, è la sentieristica, fatta di paesaggi su boschi e su terreni coltivati a vite e nocciole, per poi trovarci nelle famose rocche condivise con altri comuni. Da circa 40 anni le nostre associazioni di volontariato, con un occhio di riguardo verso la tutela del territorio, hanno mantenuto periodicamente la sentieristica esistente con opere annuali di pulizia e segnaletica. Nasceva allora con la Prodoco l'iniziativa Tuffo nel Verde, rinforzata negli anni dai gruppi dei cacciatori, protezione civile e volontari sensibili. L'opera spontanea portata avanti è stata quella di mantenere i sentieri esistenti e riaprire gli altri ormai persi e recupero di piloni votivi, mantenendo lo spirito di socializzazione, organizzando momenti conviviali. Purtroppo negli anni sono venute a meno queste opere volontarie, anche per la mancanza di mezzi meccanici. Per questo ringraziamo le amministrazioni locali che lo scorso anno hanno perfezionato la convenzione per la pulizia della sentieristica, il rifacimento della segnaletica e la loro mappatura. Crescendo su questa linea condividiamo paesaggio bene comune ed inoltre speriamo che insieme si portino avanti le attività che l'Associazione Terre di Tartufi ha intrapreso sul nostro territorio tutelando fortemente il nostro polmone, la Val Putassa. Buonasera a tutti, grazie. Dicevamo, c'è stato qui a Cisterna, come abbiamo ricostruito, c'è stata una grande comunione di intenti che è partita ovviamente con la collaborazione dell'amministrazione, c'è stato un lavoro veramente di tutto il paese che si è unito proprio su questo tema. Non è stato proprio così in altre due realtà di cui andiamo a parlare in questo momento, che si sono confrontate con Cisterna e che sono Cinaglio e Robella. Qui sono rappresentate l'associazione I Love San Felice e il comitato Amici di Robella. In quei due casi le cose sono andate un po' diversamente, soprattutto per come si è venuti a sapere di questa vicenda. Quindi io chiamerei il collega Paolo Viarengo, giornalista, proprio per ricostruire un po' con la vicenda di questi due paesi, di Cinaglio e Robella. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sono vicino al microfono, va bene, perfetto. Anche lontano. Sono lontano, così si sente? Sì, sì. Riuscite a sentire la roba? Sì. No. Allora, io sono giornalista, il primo articolo che l'ho fatto nel 1989 e ho andato a seguire, faccio brevissimo raccontino. C'era un'autoscuola ad Asti, l'autoscuola a stazione, che aveva presentato un discorso sui rotonde, all'epoca le rotonde, non c'era ancora il nome in italiano, si chiamavano rotonde. Io scrissi di quello nell'89, quindi 34 anni fa, e mi presi dei nomi da tutti quanti. Sono passati 30 anni, ho scritto di Cinaglio e mi sono preso di nuovo dei nomi, quindi non mi sono ancora pentito di fare giornalista, continuerò a farlo e continuerò a prendermi dei nomi. Il discorso di Cinaglio per me nasce a un mercoledì sera. Ricordo perfettamente che era un mercoledì sera di giugno, dei primi di giugno del 2020, perché io collaboro con la Gazzetta d'Asti e lavoro per la Stampa ad Asti. E dovevamo uscire con la Gazzetta il venerdì, dovevamo essere in edicola venerdì mattina e quindi il mercoledì sera il giornale doveva essere già impastito. Mi telefonano e mi dicono: guarda che c'è la possibilità che venga creata un'antenna nei pressi della chiesetta di San Felice di Cinaglio. Faccio due telefonate e sento in redazione, avevamo ancora poche righe da mettere, mettiamo un articoletto in cui
l'aveva tirata su, l'aveva innalzata dalla mente con un antennone di 33 metri nei pressi della chiesetta di San Felice di Circeo. Il comune beneficerà di 5.500 euro in due tranche per un contratto di 9 anni. Facciamo questo, apriti cielo dopo due giorni. Dopo due giorni riceviamo una letteraccia del sindaco Miniscalco, il quale dice peste corna che saremmo stati disinformati, che avremmo aizzato la popolazione per un determinato... perché abbiamo scritto delle cose non vere e poi là e su e giù. Si costituisce successivamente, ammetto, noi giornalisti non possiamo avere un'idea propria, quindi noi siamo molto sempre super partis. Siamo uomini, ce la facciamo, ma ce la teniamo da noi. Si costituisce il comitato I Love Felice, I Love San Felice, associazione I Love San Felice. Partono delle raccolte firme e I Love San Felice, signora. Sì, sono presidente. Fantastico, piacere di conoscere. Allora, mi corregga se sbaglio, è nella ricostruzione. No, è perfetto. Fantastico. Lei mi vuole bene al controllo del ministero. Ok. Allora, ho una fame, quindi sono molto più contento. Allora, il discorso è che si partono delle petizioni, sia da una parte che dall'altra. La prima petizione parte appunto dal comitato presieduto dalla signora. Perché parte la petizione? Perché i signori di Cinaglio, al contrario di quello che diceva il sindaco, non sapevano che l'antenna era alta 33 metri, non sapevano che l'antenna sarebbe stata creata nei pressi della chiesetta di San Felice Circeo. Io mi sono domandato, e chi se ne frega se fanno là un'antenna di 33 metri nei pressi di una chiesetta? Poi sono andato a fondo della cosa. La chiesetta di San Felice Circeo, oltre ad essere un patrimonio del romanico, una chiesetta del XII secolo, degli affreschi fantastici all'interno, non so se siete mai andati, è un luogo del cuore del Fai. Perché? Perché è luogo di, da anni, da secoli è un luogo del cuore di Cinaglio, quindi ci sono, mi corregga se sbaglio, delle sepolture antiche di antichi cinagliesi che una volta venivano sepolti. Quindi non sapevano di questa cosa qua, non sapevano di questa antenna. Il sindaco dal canto suo dice che invece aveva detto c'è stata un po' di baruffa, come sempre in questi casi la baruffa finisce in tribunale. Il TAR, il 23 febbraio del 2022, se non ricordo male, dopo che era intervenuta la sovrintendenza a bloccare i lavori, si è stato fatto un ricorso al TAR, costo 7.000 euro, se non ricordo male, a carico del comune. Vado a braccio, mi corregga se sbaglio, ma l'ho presa a cuore la vicenda, quindi non dovrei sbagliare quasi niente, ma sbaglio. La sovrintendenza ha bloccato i lavori, il TAR nel febbraio del 2022 ha detto sì, ok, non si procede con i lavori, quindi si blocca nel lavoro, non si fa più nulla. Perché si volevano fare questi lavori alla fine della fiera? Perché secondo il sindaco, secondo l'altra metà di Cinaglio, i due terzi del paese non, o una buona parte del paese non riceveva internet. Internet di questo tempo, di questo periodo, è necessario. In quel periodo lì siamo nel 2020. Nel 2020 c'era la didattica a distanza, non si poteva uscire di casa, quindi internet diventava un qualcosa di essenziale. Quindi l'unica alternativa, secondo l'amministrazione comunale di Cinaglio, sarebbe stata creare questa antenna. Ricordo che all'epoca uscirono fuori dei volantini creati dall'amministrazione comunale in cui si diceva che quella era una lotta per la libertà. Quindi c'era, a me viene da ridere perché in un mio articolo ho paragonato la lotta per la libertà del sindaco di Cinaglio in cima all'antennone a quella di Benjamin Franklin che aveva inventato il parafulmine. Perché effettivamente il parafulmine si può.
febbraio del 2022, i lavori sono bloccati. Purtroppo non è così semplice, perché l'antenna viene creata da Wind, che sappiamo perfettamente che non sono gli ultimi arrivati. Wind e il Comune ricorrono al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato dice sì, si può fare. Quindi l'antenna a Cinale, 33 metri nei pressi della chiesetta di San Felice di Circeo, si può fare. Perché secondo il Consiglio di Stato si può fare? Perché gli affreschi sono all'interno, quindi tutto quello che è fuori si fa ridere. Gli affreschi essendo all'interno, l'antennone non viola gli affreschi, non disturba gli affreschi, non disturba gli abitanti. Dopo di me immagino che parlerà il professor De Vecchi del paesaggio, che saprà lui dire se un antennone di 33 metri che a Cinale lo chiamano la torre di Sauron, se non sbaglio, anche questo, la signora degli anelli, disturba o meno gli affreschi, magari all'interno, no, magari qualcuno che deve fare la foto di San Felice Circeo. Tutto è nato nel 2019. Nel 2019 nasce questo progetto a Cinaglio, ma nascono anche tanti altri progetti. Ad esempio, oltre a Robella, ne nascono altri tre ad Asti che hanno visto la luce. Uno è quello che ha visto la luce anche questo subito dopo il lockdown. Anche questi sono tutti progetti che sono nati intorno a settembre del 2019, in cui Comune di Asti, faccio una variazione, Comune di Asti aveva fatto una manifestazione di interesse nel 2015, a cui aveva partecipato Wind. Wind aveva vinto tre posti di proprietà del comune dove mettere tre antennoni. Una è stata messa dalle parti del Salera ad Asti, l'altra è stata messa in Piazza Catena, è la più visibile, quella che chiunque di voi può vedere, in via Pietro Micca, di fronte alla Guardia di Finanza. C'è un antennone nero di 33 metri, quello che spero che mettano a Cinaglio, che svetta lì davanti. E anche questi erano lavori progettati nel 2019 e portati avanti subito dopo il lockdown. O Bella è andata invece un attimino diversa, nel senso che la chiesa di San Francesco, anche lì dovevano mettere un antennone. La sovrintendenza ha bloccato il lavoro, però non c'è stato un ricorso al TAR. Non essendoci stato un ricorso al TAR, l'amministrazione di Robella, ho sentito il sindaco Gavosto, mi diceva che hanno provveduto con dei ripetitori, con dei mini ripetitori team all'interno di strutture del comune, e quindi bene o male sta migliorando. Adesso però anche lì non si sa bene, sembrerebbe che ci sia un privato che abbia concesso il terreno per l'antenna. E questo è quanto si sa adesso da Robella. Cinaglio, purtroppo la notizia, sono un giornalista, quindi non so se è brutta o se è bella, la notizia è che l'antenna si può fare, non che si faccia, che si può fare. Io la conclusa. Carlo Ponzo vuole aggiungere qualcosa, se è stato perfetto. Volevo, se posso, sono una piccola presidenza. Tanto la sua memoria. Carlo Ponzo è il presidente dei Love San Felice. Sì. Ringrazio tantissimo il giornalista che è stato perfetto, preciso e di arte. Fino a Dio, è giusto, va bene. No, voglio solo precisare che voi dovete immaginare la chiesetta di Cinaglio, no? È una collina ai bordi del paese. Su questa collina c'è questa chiesa, come ha già detto, romanica e poi anche con rifacimenti barocchi, ma molto carina, isolata, con uno spettacolo bellissimo, non dico quanto questo che mi ha davvero abbagliata, ma bellissimo comunque. Poi scendi sotto, c'è il cimitero, poi fai ancora un tratto di strada e c'è tutto questo tratto di strada, Parco della Rimembranza. Tutto questo territorio era vincolato, ne esisteva un quadratino che non era vincolato e lì il comune ha detto sì, mettete l'antenna. Quindi, capite, la
sovrintendenza poi ha vincolato anche quel pezzo, ma insomma a forza dei ricorsi siamo arrivati al Consiglio di Stato con quell'esito infelice, ma che si fonda a mio avviso su degli errori che non sono, cioè, non vedo solo io, basta leggere, insomma il Consiglio di Stato dice che l'antenna si può fare perché è a 30 metri dalla chiesa, ma è a 8 metri dal primo cibo del parco della rimembranza. Voi immaginate come si possa pensare che a 8 metri da un luogo sacro si possa fare questa antenna. Io, qualcuno mi dice impugnate, noi abbiamo 1000 euro in cassa, solamente costano 7-8 i costi di un avvocato, non possiamo impugnare personalmente, non ce la facciamo noi come il comune, ovviamente è l'avversario, quindi non ce la facciamo. Speriamo che dai vostri consigli, se ce li avete, ben volentieri noi li raccogliamo come percorsi possibili per contrastare questo deturpamento, insomma questo orrore. E anche speriamo che la sovrintendenza, come dire, riparta da capo, perché no? Sono storie lunghe, ma perché no? Insomma, noi continuiamo a sperare e a tenere duro. Tra l'altro, adesso a maggio ci sono le votazioni. Insomma, va bene. Vi ringrazio, se avete così, noi li prendiamo. Grazie. Grazie anche a Ponzo, presidente di Ainod Santa Felice, e vabbè, come diceva il collega Paolo Piarello, lui ha cominciato prendendosi dei nomi, mi è venuto in mente che il primo articolo che ho fatto io era su una lettera, che vabbè, tanti conoscono la vicenda, ma su una lettera inviata da tre sindaci del Roero all'UNESCO, una cosa mai vista, mai successa prima, mai successa dopo, in cui si diceva che quell'UNESCO lì non ci interessava, era una cosa inutile e che quindi quei paesi non sarebbero entrati nell'UNESCO. Poi adesso a distanza di 20 anni abbiamo capito tutti cosa voleva dire anche gli stessi sindaci che avevano scritto quella lettera, ma me ne ero presi tanti anch'io di nomi in quei giorni, da gente che oggi dice che non l'ha mai scritta, invece è firmata da lui. Andiamo avanti, ovviamente è stato chiamato in causa Marco De Vecchi, presidente dell'Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano. Allora chiediamo a lui se queste antenne a pochi metri da questi monumenti possono fare bene o fare male. L'ho messa nella cartella. Era già aperto. Bene, buon pomeriggio a tutti. Perfetto, sono fatto. Ma fatto dire cazzo. Bene, sono stato chiamato a portare una riflessione, ecco, dalle maestre di Cisterna, e grazie ovviamente anche il sindaco. È un piacere grande essere qui di nuovo, ecco, io ho perso conto di quante volte sono venuto qui per Cisterna, ma sempre con piacere, ecco, perché davvero si coglie in questa realtà, questo luogo di Cisterna, davvero un entusiasmo, una voglia di fare, ecco, per questo non si coglie, ecco, io venendo da fuori riesco a percepire davvero l'intendimento, il desiderio, la voglia di ragionare prima di tutto, ecco, perché questo è importante, ecco, prima di fare bisogna riflettere, ragionare, riflettere anche con i bambini, con i ragazzi, ecco, questa è la cosa più bella, ecco, perché d'altronde passeremo noi, ecco, ci saranno altri con sensibilità ancora più forti, ecco, che quindi in qualche modo riusciranno a cogliere come davvero un contrasto che sommato è legittimo, ecco, tra quello, entrambe le cose sono legittime, di poter avere una connessione internet, di poter essere costantemente connessi con il resto del mondo, soprattutto in momenti difficili come potevano essere quelli della pandemia, rispetto in qualche modo alla tutela di un patrimonio plurisecolare, ecco, perché San Felice quanti anni è sul posto e lì che in qualche modo è una testimonianza di generazioni che si sono succedute nel paesaggio e che l'hanno amata
Castigiano, in cui abbiamo dato conto proprio del valore del paesaggio, se mai ne faremo avere copia al Consiglio di Stato, ecco, potrebbe essere una cosa anche utile, un suggerimento che do, non perché penso che sia importante, ma per dar conto che esiste un paesaggio del romanico, certamente esiste un paesaggio degli interni, degli affreschi, di valore eccezionale dell'interno, ma esiste anche un paesaggio del romanico. Abbiamo dato conto di questo valore per le 42 chiese romaniche che costellano la realtà, questo territorio, questo fazzoletto di territorio del Piemonte, in particolar modo nella realtà del nord dell'Astigiano, ma anche nel sud sono presenti dei gioielli di grande interesse. Ecco, cosa fare? Ecco, certamente i tanti incontri di studio, di approfondimento che sono stati fatti sul tema del paesaggio sono importanti. Ecco, devo dire che davvero più se ne fanno meglio. Io ho adottato come motto la goccia scava la roccia, perché è così, ecco, bisogna proprio operare in questi termini. Questa realtà del Roero è un faro da questo punto di vista. Ecco, Gino Scarsi, davvero, ma tutti gli amici, ecco, avete davvero avviato un percorso che ha coinvolto tutta l'Italia, ecco, non solo su questi temi della tutela del paesaggio, poi sul mio suolo, che poi è un po' l'elemento cardine, un po' di tutto. Bene, allora io penso, vediamo positivo, ecco, lo so che davvero è bruciante, soprattutto dopo un'attestazione da parte del Targa di riconoscimento, ecco, di quello che era stato un'iniziativa. Il ragionamento è così che ho condiviso, perché il tema mi è stato suggerito, ho detto se mi piace, da parte di Giovanna, di Tiziana, ecco, cura e opportunità. Io ho voluto prendere spunto dall'immagine vostra, ecco, dove c'è il cuore, adesso non c'è più, però immagino che verrà poi rifatto. Davvero ci sono anche questi vigneti, lo notavo, adesso non so di chi essere presente in sala, il proprietario, con queste bande alternate, e qui la faccenda, la senape e altre, e questi colori straordinari, ecco, quasi una bandiera, non so se ciò che manda l'Ungheria, rimando al paesaggio. Bene, ecco il cuore è certamente l'approccio importante per potersi in qualche modo affezionare, legare al tema del paesaggio, quindi proprio un emblema, questa immagine di paesaggio, del ragionamento che voglio fare. Allora, il tema è il paesaggio del bene comune, questo. Io ho voluto mettergli un punto interrogativo. Paesaggio bene comune, ecco, immagino che tutti noi qui presenti in sala siamo convintamente disponibili a dire sì, ecco, a rispondere sì, però se stiamo ragionando, se in qualche modo abbiamo delle perplessità, altro, perché tutto sommato questo ragionamento è ancora in itinere, deve ancora pienamente attecchire nella società. Ecco, prima Marcello Pasquero dava conto del tema dell'UNESCO, no? Ecco, l'UNESCO a questa domanda ha risposto sì, perché ha dichiarato, ha riconosciuto questi paesaggi come un patrimonio comune dell'umanità. Ecco, più di così non so cosa si può fare, si potrebbe trovare un patrimonio dell'universalità, se si può andare oltre, ma accontentiamoci dell'umanità. E da questo punto di vista, quindi, è un riconoscimento che dice che effettivamente per questa realtà, poi ovviamente il discorso è più generale e più ampio, però certamente per il territorio di Lante e Monferrato questo riconoscimento di bene comune ad una scala universale è già avvenuto, e quindi da questo punto di vista è un conforto importante da cui partire. Anche la Convenzione Europea del Paesaggio dà conto, ed è un po' il tema che ne volevo approfondire, con una proposta anche per Cisterna, visto che sono qui, mi sento anche di proporre, visto che c'è
di sperimentare, di voler portare avanti delle attività. Cos'è che vorrei parlare? Ecco che il benessere, ecco, la qualità dei paesaggi, ecco, non tutti sono uguali, come abbiamo visto questo scorcio di Cisterna del paesaggio. Abbiamo ben presente che ci sono invece altre realtà in cui voluto cercare un po' qualche esempio di un abitare, un vivere che è certamente totalmente l'opposto rispetto alle realtà che in qualche modo ben conosciamo. Ecco, questo sottende ad una ricerca del benessere. Benessere, cioè lo stare bene, ecco, il tema di cui stiamo ragionando oggi è un bene comune, ma nell'accezione, nel rimando di un bene che in qualche modo offra anche benessere, che sia parte integrante della qualità di vita. Ecco, chi mi ha preceduto ha dato conto di come un paesaggio di qualità possa e debba andare esattamente in questa direzione. Allora, è possibile, e questa è la sfida importante, perché è fin tanto che uno in qualche modo evoca il bello, il paesaggio come una realtà piacevole, armoniosa, gradevole, va bene. Ecco, UNESCO ci ha anche detto che questa bellezza è ricca anche di storia, di tradizione, di cultura, quindi è un qualcosa in più solo del dato estetico. Però la sfida è quella di poter arrivare a quantificare, misurare, dare conto del benessere. Ecco, è possibile? La risposta è sì. E chi lo dà? Ecco, lo dà l'Istat. Tutti noi sappiamo costantemente, sentiamo l'Istat che ci aggiorna di solito sull'inflazione, no? Quello che è l'andamento dei prezzi. Bene, l'Istat cosa sta facendo? E qui la proposta anche per Cisterna, così vediamo un po', proviamo, ecco, se l'idea piace, su cui poter ragionare. Allora, l'Istat sta avviando una misurazione del benessere, ecco, quindi accanto ad altri tipi di rilievi, di misurazioni statistiche, ha ritenuto che non solo il PIL, che in qualche modo sempre viene evocato come un riferimento importante della crescita rispetto al deficit e quant'altro, è importante per la qualità di vita delle persone, del popolo italiano, ma ha riconosciuto che anche vedete, quello che è il discorso della misurazione, ecco, del benessere ecosostenibile è un aspetto importante per la società. È individuato al punto 9 della misurazione che è in atto, in corso, del benessere, anche il paesaggio e il patrimonio culturale, per cui sono in corso delle misurazioni per quanto riguarda questi aspetti. Cosa comporta? Ecco, quali sono i parametri che l'Istat sta prendendo in considerazione per poter capire quanto la popolazione è in una posizione di benessere rispetto ai temi del paesaggio e del patrimonio culturale? Ecco, gli indicatori prescelti, ecco, sono diversi e numerosi. Ecco, ne prende in esame taluni legati alle trasformazioni, ho voluto metterli in rosso, ecco, trasformazioni improprie che ci possono essere in un determinato territorio. Valori invece positivi legato a paesaggi storici e di pregio, a valutazione di programmi di sviluppo rurale rispetto alla tutela del paesaggio, alla varietà e ricchezza del verde storico, così che adesso ho avuto evidenziare alcuni, e poi soprattutto a quelli che sono nella popolazione tutta una serie di valutazioni rispetto a soddisfazione e insoddisfazione rispetto ai temi del paesaggio. Ovviamente questo tipo di rilievi, di elevazioni, sono numeriche e soggette appunto ad una trasformazione da un punto di vista statistico in valori che possono essere poi comparati sia con altre realtà, ma soprattutto nel corso del tempo. Ecco, questo tipo di misurazioni sono importanti, sarebbe interessante poter calare anche in una realtà di larghe a governo e Monfragato, potremmo dire quasi a titolo di sperimentazione, è proprio una realtà in cui c'è così un fervore sui temi del paesaggio
vivono in modo diverso e di quali risultano essere i valori indicativi del benessere e della qualità di vita rispetto ai temi del paesaggio. Bene, ho trovato questo Poirino, ecco, Poirino c'è una via della bellezza, una via impegnativa, ecco. Penso che anche qui Cisterna ci potrebbe essere una via intitolata, ecco, quella che porta al castello, sicuramente in questi termini. Io ho voluto, in una ricerca che ho fatto, che ho pubblicato sulla rivista internazionale, abbiamo voluto valutare quanto il paesaggio, gli spazi verdi, soprattutto durante il momento il confinamento, il lockdown, fosse importante. Da questo punto di vista abbiamo avuto, riportato qualche dato indicativo, ma un'esigenza fortissima, ecco, da parte delle persone private, in qualche modo, di questo legame per tempi più o meno lunghi, questo legame col verde, con gli spazi aperti, di qualità, di come è nata un'esigenza fortissima di poter invece vivere in spazi aperti, in luoghi di paesaggi di qualità. Quindi anche qui ho avuto dei riscontri oggettivi che abbiamo pubblicato. E allora, quali azioni? Ecco, venendo conto, vado brevemente poi a concludere, penso anche sulla base di esperienze importanti per poter conoscere, conservare e valorizzare, anche in termini anche di cura del paesaggio, rispetto al titolo che mi è stato assegnato della relazione, ecco, come paesaggio, come bene comune. Ecco alcuni punti: il coinvolgimento, la sensibilizzazione, devo dire che davvero qui a Cisterna è un faro da questo punto di vista. Io ho avuto per altre realtà, guardate, anche con voi avete coinvolto i ragazzi e i bambini, ecco, ed è una cosa splendida. Mi è capitato di essere coinvolto e a volte di coinvolgere anche ragazzi più grandi, addirittura ingegneri della facoltà di ingegneria, che pensavano lontanissimi rispetto ai tempi del verde, delle piante, che si sono infervorati del tema dell'orto, ecco, per cui anche a Torino, in mezzo alle case, andare a realizzare degli orti. Fino a qualche tempo fa, se un ragazzo così manifestava l'intendimento di fare l'orto, sarebbe stato visto così come un estroso, uno fuori dei tempi. Oggi fare l'orto davvero è un tema alla moda, è un tema importante, riguardante importantissimo, soprattutto nella realtà urbana, ma devo dire in tutti i luoghi, realizzare degli orti, dove davvero trovarsi, poter contribuire con il coltivare, col piantare, a migliorare tutto l'aspetto, la qualità dei luoghi, ma anche se stessi, un miglioramento interiore in termini anche di condivisione, di inclusione, di partecipazione, condividere socialità, socializzare rispetto a questi temi. E poi camminare, camminare nei paesaggi, lo fate, sentivo ben presente l'altra realtà che state anche facendo. Io in tante occasioni ho avuto il piacere di realizzare con tanti amici e anche di varie associazioni camminate nei paesaggi, ecco, qui c'è anche Mirella che si vede, camminate anche con l'Utea, ma con tante realtà, per davvero camminando col passo lento, di poter anche parlare col vicino, dico bene, è l'occasione, tra l'altro è il menore anche di fondata della Fondazione Radici, ecco, mi dimenticavo di dirlo, davvero, ecco, a volte davvero col vicino, anche chi ha voglia di confrontarsi, ci si arricchisce di considerazioni, di conoscenze dei luoghi, ecco, che diversamente non lo trovo neanche scritto sui libri, per cui davvero a volte lì le radici dei luoghi le trovi davvero, se ci vai dentro, se parli col vicino, con la persona, ancora con la bicicletta, ecco, adesso venire su a Cisterna con la bicicletta pedalata, assistita, però si può ancora fare, è già più impegnativo, ma veramente va bene. Ecco, poi dopo due o tre punti, così, davvero per poter entrare in sintonia, ecco, far crescere questa sensibilità come paesaggio, come bene comune, ecco, come migliorarlo. Ecco, prima sentivo questa bella iniziativa di andare a pulire, no? Prima l'associazione, ecco, sentivo che avete in essere il programma di organizzare, ecco, e questo è una cosa splendida, no? Perché in qualche modo uno partecipa a migliorare i luoghi, ecco, poi certamente chi lo fa
questa iniziativa splendida anche dei boschi, di piantare, vedete anche una prospettiva, quella dei tartufi, ma è benissimo, è proprio un binomio straordinario da questo punto di vista. E guardate, è quasi questa figura di Jean Genome, così più libricino, un anno l'ho regalato a tutti i miei studenti del mio corso dell'università, perché è talmente un manifesto, ecco, di come piantando gli alberi si migliora il paesaggio. Vi invito, chi non l'avesse mai letto, ve lo segnalo, di leggerlo, perché davvero si comprende come con questo gesto di piantare davvero in qualche modo il paesaggio diventa bello, soprattutto diventa un luogo adatto per tutti, per essere visto, essere goduto, essere apprezzato, ecco. Piantare, ecco, io adesso ho il piacere che questo qui è Vezzolano. Vezzolano intorno all'abbazia, ecco, una delle abbazie romane, che forse la più nota, da qualche mese sono presidente dell'Accademia di Agricoltura di Torino, che ha praticamente un'azienda di 30 ettari tutto intorno nella conca di Vezzolano. Mi sto impegnando anche su questo fronte dell'Accademia di poter, lo farò nel pro tempore del mio mandato, anche qui ovviamente guardando la parte finanziaria, perché tutti dobbiamo tenere i conti in ordine, ecco, chiunque opera pro tempore, ma è giusto che lasci pure a chi viene dopo le casse in modo ottimale, ma comunque di poter anche qui intervenire con miglioramenti. Abbiamo in mente di ricostituire l'alberata di Pioppici Presidi, che condurrà di nuovo poi con la ripiantagione dell'abbazia. E questo è un esempio, qui è del frutteto della canonica di Vezzolano, con ragazzi, uno dei ragazzi di Albero Bello, con un nome di un posto così che si chiama Albero Bello, e non abbiamo potuto che piantare un albero. Ovviamente, essendo un veleto, abbiamo piantato un albero del meridione, una varietà della Nurca, che però quindi in qualche modo lega questa realtà. E poi qui i bambini, ecco, qui dell'astigiano, piantare, è un gesto importante qui a Villanova, la realtà di piantare anche col vescovo, proprio giorni prossimi il vescovo emerito di Asti, Francesco Ravinale, ecco, con lui abbiamo più, ha preso anche lui la vanga, ecco, per dare il senso concreto che davvero il piantare è un gesto bello, nobile, che si apre al futuro, che ha realizzato un'alberata con la popolazione per dare il senso che si migliora il paesaggio. E poi ovviamente il discorso anche delle dichiarazioni. Qui a Cisterna c'è la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ecco, di parte leggevo, ecco, quella che era stato fornito da Tiziana e da Giovanna, ecco, questa possibilità di avere un riscontro già forte di tutela del paesaggio. Su cui vado oltre e vado a concludere rispetto al tema del bello, con un'affermazione di uno dei noti architetti, progettisti, Carlo Scarpa, ecco, che ha detto questo: ecco, il mediocre non ci interessa, il bello lo conosciamo, andiamo alla ricerca del sublime. Ecco, questo è l'approccio penso che tutti noi dobbiamo avere, cioè quello sempre di migliorarci, anche per quanto riguarda il tema del paesaggio. Questo tipo di approccio, in qualche modo un po' positivo, creativo, che si può fare certamente partendo anche dai più giovani, dai bambini, è l'approccio sicuramente più sicuro, certo, in una prospettiva è di medio e lungo periodo, ma è quello che certamente dà più più garanzie di riuscita. Però ovviamente anche con incontri come quello di oggi, come i tanti che sono stati fatti, ricordo anche a Canale, ecco, tanti in questa realtà, per davvero confrontandoci, parlando, davvero si può migliorare. E se questa valutazione che ho proposto del benessere rispetto al tema del paesaggio, che l'Istat sta portando avanti, fosse di interesse anche qui per la realtà di Cisterna, scusate, anche per Cinale, ovviamente si potrebbe farne più di uno, volentieri, per quello che posso, che so, mi metto a disposizione. Grazie.
grazie al professor Marco De Vecchi per il suo intervento. Ora era previsto l'intervento del presidente della provincia di Asti, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che a cosa so non ha risposto. È stato invitato Tiziana, non so se vuoi relazionare su questo, è stato invitato più volte. L'abbiamo invitato per avere un riscontro rispetto alla prosecuzione del percorso che era stato avviato dal presidente precedente, che però non ci ha risposto, per cui non c'è, quindi andiamo avanti. Allora chiamo Enrico Rivella, consulente ISMEA per la valorizzazione del paesaggio rurale, che ci spiegherà quali sono i buoni motivi per l'iscrizione del Roero al registro nazionale dei paesaggi rurali storici e le concrete ricadute sulla custodia del paesaggio. A te, Enrico. Buongiorno a tutti, ora carico solo la mia presentazione, dovrebbe essere qua, sì, io legato al legame che vincola Beppe Fenoglio a Roero, evidenziando anche come la parte roerina, anche proprio di lettura del paesaggio in Fenoglio, è molto importante. E poi sono stato appunto invitato in questo contesto e ho pensato che il mio contributo poteva essere proprio quello di illustrare tutta una serie di attività che io in realtà faccio sia personalmente sia anche come dipendente di ARMA Piemonte, in un settore che è proprio quello della valutazione degli impatti ambientali, dove valutiamo il paesaggio. Poi mi occupo di agricoltura e biodiversità, sono un biologo naturalista che tra l'altro originario non da Roero ma di ARMA, che ondeggia sempre tra Langa e Roero. Conosco, mi sembrava utile dare a questa riflessione che stiamo facendo oggi alcuni spunti operativi, poi perché di fatto il mio è un lavoro proprio anche di contatto con aziende, con soggetti, politiche, governance del territorio, quindi qualche aspetto che penso che vi sia utile lo posso dare. E così, proprio da naturalista e esperto in geografia letteraria, proprio volevo darvi, parto proprio da Fenoglio, da queste bellissime descrizioni del mondo affascinante delle rocche, che è il vostro elemento di punta, cioè questo secondo me è ancora poco rappresentato a livello nazionale. Adesso dopo per creare, poi nel paesaggio lo vediamo anche dalle folle che affollano le nostre colline, grazie al successo dell'UNESCO, però con poi tutti i problemi di mobilità sostenibile, eccetera, il turismo, l'attrazione, far conoscere al mondo quanto è bello il vostro paesaggio è una cosa doverosa e lo meritate, perché questo ambiente è affascinante, unico, può stare benissimo a livello dei grandi luoghi della terra, dove morfologia e ambiente naturale creano un contesto proprio affascinante, però appunto il tutto per creare quell'identità che poi serve a migliorare e sviluppare il territorio, grazie anche alla conoscenza di chi viene attratto dal bello, che poi va regolata, avere poi migliaia di persone che girano in contesti di questo, poi può anche presentare poi delle sue problematiche, ma prima facciamole conoscere. Anche qui proprio interessante questo aspetto di Fenoglio, proprio che viene fuori la poesia della natura con Roero, questa frase, che poi tra l'altro, come vedevate nella slide iniziale, la cisterna e questo castello è proprio il luogo, c'è un intero capitolo in un'opera che verrà pubblicata prossimamente, che tra quelle
inedite di Fenoglio, che è l'Ur Partigiano Giovanni. E quindi vedete, piacevano molto Giovanni per il suo intermittente amore della natura. Ecco, il titolo rimandava a un aspetto molto importante che vi voglio far conoscere, che si collega idealmente al professor, quello che ha detto il professor Vedecchi, che conosce benissimo, anzi ci ha lavorato, è uno degli esperti italiani proprio su questo, e però volevo partire proprio dal concetto di diversità bioculturale, che poi è il concetto internazionale all'ONU, cioè proprio parliamo tanto di biodiversità, ma è proprio una coevoluzione tra tutti gli aspetti culturali plasmati da generazioni di contadini, di lavoratori della terra, che hanno creato questi contesti a cui mi riferisco, che sono quelli dei paesaggi agrari di cui si parlava prima. Paesaggio rurale storico, che è riconosciuto dal nostro piano paesaggistico regionale e che è uno degli elementi di forza proprio per questi contesti dove natura e agricoltura convivono, e che, vi dico, anche dal punto di vista proprio ambientale sono importantissimi, è un elemento importante perché attorno ci ruotano vari aspetti rilevanti, di quelli dell'assetto idrogeologico, della conservazione della salubrità degli alimenti, della conservazione della biodiversità, che è legata in gran parte anche ai contesti agricoli. Questa è la definizione, perché si citava prima la Convenzione europea del paesaggio, da cui l'Italia, che è un po' il motore europeo su questo aspetto, ha legiferato. Nel 2012 nasce l'Osservatorio del paesaggio rurale, e questo registro a cui faceva riferimento il mio titolo, dove il paesaggio rurale si rifà a questi territori dove si conservano testimonianze dell'origine, della storia, e che mantengono ancora una vitalità. Quindi c'è una definizione, adesso per fare due esempi, diciamo di permanenze storiche, uno fuori dalla regione, evidente a tutti, di vigneti alberelli della regione di Pantelleria, ma in Piemonte siamo pieni anche di tipo i vigneti e maggiorini di Montefenera, o quello schiacciando qualcosa di troppo, o quelli di Carema, Settimo Vittone, Borgo Franco di Greve, sono il primo paesaggio italiano piemontese che sta facendo la richiesta di entrare in questo registro dei paesaggi rurali storici. Vado avanti, vedo tante slide, che so già che poi non sapendo avevo com'è, quindi adesso scusatemi, me lo governo cammin facendo. Ecco, però è importante questa cosa che la sappiate dell'osservatorio e del registro, anche perché ad esempio adesso chi volesse fare un UNESCO deve passare attraverso, viene fatto un percorso molto, c'è questo osservatorio che raccoglie, conserva e segue tutto quanto riguarda a livello nazionale, e poi vedremo anche il progetto su cui ho lavorato, che citavo come consulente ISMEA, ma c'è proprio una procedura come un'iscrizione all'UNESCO, che è molto laboriosa, il professor De Vecchi lo sa com'è, perché segue anche delle domande in itinere, e in cui poi alla fine si arriva alla registrazione, il Ministero, il Ministro dell'Agricoltura riconosce il paesaggio. Questo è importante anche per gli incentivi del PSR, ex PSR, che adesso è CSR, e per tutte le politiche di valorizzazione del territorio, che vedono in questi territori riconosciuti poi dei territori di punta. C'è stato un lavoro iniziale di tutti gli esperti nazionali, questo catalogo di paesaggi rurali storici, sono stati selezionati alcuni, non c'era, giusto così perché si voleva dare una miscellanea di alcuna panoramica dei paesaggi piemontesi,
La rete rurale nazionale ha iniziato, che è un contesto dove le regioni, lo Stato, il Ministero dell'Agricoltura lavorano proprio per la promozione della politica agraria e del tutela, anche in cui è ben rappresentata la tutela del paesaggio, il progetto delle mappe del paesaggio, è quello su cui io mi sono trovato a lavorare, che è un praticamente cercare di coniugare e inserire questi paesaggi anche in un contesto di turismo esperienziale che poi crea quel connubio tra la produzione tipica e il mercato legato alla valorizzazione proprio dell'azienda agricola. E questo è importantissimo soprattutto per i territori più marginali dell'area interna, ma anche un territorio come Roero, e ne vale la pena. Queste sono le mappe che sono, cioè, vedete su questo indirizzo, troverete, è stato tagliato un indirizzo, quindi non copiate, c'era prima, poi chi lo vuole glielo do. Ci sono sistemi, ormai si gira più che con le locandine, con i Deplian, con il telefonino, che con delle icone uno si collega, ci sono tutte le informazioni sulla parte, cioè il paesaggio è quello percepito, ma c'è il paesaggio della natura, c'è il paesaggio del patrimonio storico architettonico, quindi tutto questo concorre alla definizione di quel contesto percettivo a cui stiamo facendo riferimento oggi. La regione, ha detto, ha fatto il piano paesaggistico regionale, ha lavorato questo studio preliminare che proprio che lavorava su Roero, in cui ci sono anche delle informazioni molto interessanti. Ecco, qui entriamo nel dunque del Roero. Questo è un lavoro fatto sulle varietà antiche, fatto per l'Expo 2015, una collana nazionale, che si fa a due regioni per volta, e quando io ho messo in contatto gli autori con la regione Piemonte, noi abbiamo una buona catalogazione, un buon lavoro a livello regionale di tutela delle varietà antiche, e all'interno di questo lavoro qua ho fatto proprio il lavoro sul paesaggio, evidenziando le zone di più alta concentrazione di biodiversità, agrobiodiversità di questi prodotti di cultivar antichi, e ho messo il risalto proprio Roero al primo posto col Pinerolese per proprio quale indiscopio di varietà tipiche. Il Roero perché è così importante? Proprio perché, adesso andremo a esaminare un po' di queste varietà che sono legate proprio a dei paesaggi, a delle culture, a una policultura che è molto interessante, molto, che ha creato questo paesaggio. E abbiamo proprio un luogo dove si è sperimentato proprio tante avventure agrarie, anche si sono affinate proprio anche delle tecniche di potatura, innesto, di impianto, che fanno parte ormai della tradizione italiana. Pensiamo al pesto che portato da un agronomo Ferrio alla fine dell'Ottocento è la prima vera coltivazione del pesto in Italia, e che arrivò negli anni 20-30 avere più di 1000 ettari, quindi la superficie di cisterna, del comune di Cisterna, a pesco, con tantissime varietà adattate a queste capacità, anche questa è una specie non autoctona, però che si è adattata creando delle cultivar locali. L'avventura della Madernassa, una proprio gli emblemi della tradizione culinaria del Piemonte, che è legata a queste piante totemiche, come le definiva. Questo mi piacerebbe proprio ricordare, qualcuno diceva prima proprio il ruolo che ha avuto il Roero nella cultura del paesaggio, e il lavoro di Antonio Adriano, che ho avuto la fortuna di conoscere e di girare anche con lui, e sentite che bellissime parole.
La pianta storica di Madarnassa è un albero titanico, ha quasi un legame familiare con il clan contadino e anche dal punto di vista formale assomiglia a un totem, un essere animale o vegetale, antenato mitologico del clan e della tribù. Chi coltiva queste piante ha un forte legame con esse e questo legame si innesta in una tradizione quasi tribale di villaggio, dove la pianta costituisce un punto di aggregazione e di riconoscimento ambientale. Qui c'è tutto, cioè quello che dicevo prima delle generazioni contadine, che la biodiversità culturale, che è una coevoluzione tra uomo, specie vegetali e specie animali. Questa è proprio la pianta a Isocco, tra Isocco e Madarnassa, dove proprio è una considerata tra le... non è la pianta madre perché non c'è più, ma è tra le prime figlie, e questa sono i custodi, la famiglia Battaglino, che spero un po' di anni fa che stiano bene in salute. E veniamo a un'altra caratteristica, il castagneto. Il castagneto, siamo in una zona ai limiti altitudinali, siamo a 300 metri e è proprio agli estremi. Infatti c'è una cultivar, la castagna della Madonna, che matura poi a settembre, molto precoce. E questo è un habitat europeo, questa è la castagna grande di Monte Oroero, 400 anni. C'è il tartufo, la tartufaia naturale più grande del Piemonte. Io lo ripeto sempre, adesso, cioè, nel Monferrato ci sono tantissime realtà, ma qui un'area di 15 km da Pocappaglia a Cisterna, dove si conserva l'ambiente tipico della tartufaia. Vabbè, queste le si conoscete tutte, la caratteristica, anche la varietà proprio ambientale, dall'altipiano ondulato in sinistra ad ovest della Rocca e le colline a viti e frutteti. Qui è proprio questione di terroir, del terreno, che queste sabbie astiane che si lasciano penetrare dalla pioggia, ma poi rilasciano gli oligoelementi in modo molto puntuale per le piante. La varietà di ambienti anche di vegetazione che abbiamo dagli orni secchi ai fondovalle secchi. Qui abbiamo fatto riferimento a quel convegno che mi ha fatto Mearba sul cambiamento climatico e tartufo, la varietà anche del Roero dal punto di vista climatico, per cui abbiamo c'è incremento da tutte le parti, ma qui abbiamo anche delle temperature minime che stanno andando più minime del previsto, che quindi per il tartufo non è così buono. Poi c'è tutta la parte su cui lavoro, quella delle siti europei, della rete Natura 2000, e qui devo far parlare di un lavoro anche importante che abbiamo fatto sulla vallone del Rio Canneto e sul SIC, che adesso si chiama ZSC, dei Boschi Rocchi del Roero. Come vedete, la zona tra Monteo e Santo Stefano, la vallone del Canneto, c'è proprio la presenza di questo ambiente più umido, che è quello dell'Anneto, che è anche un habitat europeo di importanza prioritaria. Ci sono delle vere aree umide che sono sul fondo, che hanno un loro pregio molto importante. Ho lasciato, non ho citato la fragola, gli albicocche di Magliano Alfieri, quindi questo calendario sul coppio si arricchisce di altri elementi. Veniamo ai vigneti, di cui Roero, non c'è bisogno che lo dica, è nell'Olimpo, proprio con le Langhe, il Monferrato. Anche qui la vicenda dell'Arnese è molto emblematica. Guardate che qui parliamo, sono le slide della dottoressa Schneider del CNR, che cura e custodisce nel vigneto di Grenzano ben 500 varietà, quindi vedete come le piante coltivate riescono a adattarsi e creare forme
più svariate che sono poi legate al territorio, quindi avere una varietà come l'arnese unica è un elemento molto caratterizzante. Qui vi devo parlare di un lavoro importante a livello nazionale che abbiamo fatto con Eroero, che nell'ambito del piano nazionale sul fitosanitario. Qui vedete in diretto tutte le vigne, i vigneti piemontesi e in viola le aree di conservazione della natura per la rete europea, che e sono poche. Cioè, purtroppo la nostra collina, parlo di Lago Monferrato Rovero, e voi avete una delle più grosse, che è quella Boschi Occhio del Rovero. Cosa vuol dire andare a dare fitosanitari in queste zone? Il piano nazionale di uso sostenibile dei fitosanitari si rifà alla direttiva europea, che proprio parla della tutela della biodiversità, e quindi noi per conto del Ministero dell'Ambiente siamo stati selezionati proprio per a livello italiano proprio per fare una verifica di quale è se lo faccio vedere, tutte queste bioindicatori dalle api alle libellule, farfalle, rane, uccelli, pipistrelli, andando in vigneti del Rovero. E questa cosa la vedete, la trovate pubblicata qua, e adesso che approveranno il PAN sarà il riferimento per tutta Italia gli indicatori che abbiamo messo in luce da questo studio. Mi soffermo su questo anche perché voglio arrivare, e sarà quella conclusiva, all'indicazione pratica operativa, perché il marketing territoriale, questa brutta parola, poi di fatto è quello che salva chi custodisce il paesaggio e custodisce biodiversità. Cioè bisogna creare far riconoscere al consumatore che il prodotto che compra è cresciuto in ambienti che sono stati, che sono veramente tutelati dal punto di vista ambientale, e quindi è un po' un vantaggio competitivo che si acquisisce, ma deve essere basato su certificazioni, su elementi anche di vera tutela territoriale. Infatti noi adesso stiamo, questo non l'ho provato a vedere perché l'abbiamo mandato in regione giorni fa, abbiamo messo giù le buone pratiche per la biodiversità in vigneto, e queste dovremo andare dai comuni di Sommariva, di Valdisera, di Boccapaglia e gli agricoltori della zona a parlarne, perché nessuno vuole imporre delle cose capestro. Comunque cos'è venuto fuori da questo studio nel Rovero? Beh, il Rovero come biodiversità è al top per i pipistrelli, i chirotteri e per la avifauna. Poi c'è flora, lepidot, tutti gli altri gruppi biologici hanno delle eccellenze, però noi qua in vigna abbiamo trovare il barbastello, la nottola, vuol dire, cioè, sono cose che non vediamo in altri vigneti. Ovviamente il fatto che c'è anche una componente boschiva molto forte, sono animali che arrivano dal bosco, ma poi vanno a cacciare in vigna il carabide. Anche a livello farfalla abbiamo trovato delle buone cose, e vi faccio solo vedere le due vigne. Questa è quella di Santo Stefano Rovero, che è proprio isolata nelle rocche. Ecco, questo, i dati di cui vi sto parlando li ho trovati in questa pubblicazione qua, dove ho scritto proprio per Luciano Bertello il resoconto di questa attività che ho chiamato dei vigneti di frontiera. Cioè siamo in una zona dove la biodiversità la senti, la pulsare proprio nella vigna, ovviamente nella vigna biologica, perché effettivamente nella vigna che è dentro il SIC invece è una realtà dove stiamo cercando proprio di creare anche con il proprietario
un miglioramento dal punto di vista dell'uso dei fitosanitari, proprio perché è un contesto bellissimo, e però siamo ai livelli di quello che troviamo nelle zone intensive. Vedete questi spazi erbosi qua? Questi sono quelli che poi bisogna conservare, e qui arrivo alla parte pratica finale. Cioè, cosa possiamo fare per custodire il paesaggio agrario? Io vi faccio solo l'esempio del vigneto, ma poi possiamo replicarlo sul roccioletto, sul frutteto, eccetera. Qui, ad esempio, uno spazio di questo tipo, da cui arrivano tutte le piante che se si gestisse l'interfilare in un modo naturale, poi popolano e non danno assolutamente concorrenza alla pianta vite, anzi ci si sta rendendo conto che proprio per cambiamento climatico, anche per la stessa salute della pianta, ha bisogno di un contesto dove c'è tutta la microflora, funghi, batteri, lievi, e queste sono le radici stesse delle erbe che apportano questa ricchezza, questa fertilità. Ecco, questi ambienti qua che a volte vengono gestiti per far passare il trattore, o buttate le latte di prodotti, eccetera, vengono un po' trascurate, sono poi gli ambienti che dobbiamo ricreare anche quei contesti di piante, anche se non si può, però fruttiferi, le pesche di vigna, creare un contesto come era una volta di coesistenza tra natura e coltivazione. Poi c'è tutto il discorso di gestione degli spazi non di reddito, cioè che invece vanno fatti, se chi vuole fare turismo, chi vuole portare la gente a vedere le rocche, ovviamente non deve trovare questi ambienti qua, e quindi c'è tutta una attenzione che va creata. Vabbè, l'Europa ce lo dice a tutti i livelli che bisogna arrivare all'agricoltura biologica e a ricreare, a rigenerare il paesaggio, perché il paesaggio, ahimè, è stato un po' dappertutto calpestato. Non è la via quella del vincolo, della coercizione, ma proprio quella di valorizzare, come vi ho fatto vedere prima, le mappe, e poi creare delle reti di agricoltori e custodi che siano coscienti di queste cose, e tramite anche il vantaggio appunto della promozione del prodotto, del turismo fatto bene in modo sostenibile, e anche poi l'aiuto dello sviluppo rurale proprio a queste realtà che si vivono, di cooperazione che si creano, e quindi queste azioni di marketing che vi dicevo, che sono legate poi a reti di custodia che creano poi anche punti vendita, filiera corta, campagne di informazione ai consumatori, marchio di qualità. Noi lo stiamo provando a fare come promozione, che ha anche un aspetto di prevenzione. E proprio su queste mappe, che io vorrei riuscire a fare nel Roero, perché il Roero, ne ho già parlato in altri contesti pubblici, proprio la presentazione di questo libro, cioè voi avete tutti i crismi per partecipare, ovviamente, come sa bene il professor De Vecchi, sono aree che vanno ben selezionate, deve esserci una permanenza storica, non è non tutte le aree ormai possono. Bisogna scontornare i contesti più preservati, più conservati, ma che poi fanno da cimenta per gli altri, da attrazione. E poi abbiamo fatto dei disciplinari concordati con gli agricoltori, con gli osservatori del paesaggio, per cui praticamente chi aderisce a questo disciplinare diventa poi il custode del paesaggio e entra in tutte le promozioni che si fa come rete. Noi stiamo già cercando in alcuni dei contesti, come nella baraggia biellese, dove si è creato un biodistretto che ha aderito, e quindi si sta facendo un lavoro di gruppo, di squadra, con tutta una promozione anche del comune, proprio per creare questo percorso virtuoso di
turismo sostenibile e esperienziale legato al paesaggio rurale. Io ho finito con questo. Grazie Enrico Rivella per questa presentazione che ci ha fatto, ovviamente ci fa capire che questo territorio ha altre priorità rispetto all'installare delle nuove antenne alte oltre 30 metri. Abbiamo parlato di questa del Royal Oak, della tartufaia più grande che ci sia, della tartufaia naturale, e quindi sappiamo che il tartufo è proprio un metronomo di quello che è lo stato di salute del territorio, quindi io chiamo Elena Palma dell'Associazione Terre di Tartufi. Modalità di lettura. Ci sono. Bene, buonasera a tutti. Un brevissimo intervento su chi siamo, cosa facciamo, cosa abbiamo fatto e i nostri progetti futuri. La nostra associazione è un'associazione di senza scopo di lucro. Nata per sviluppare dei progetti legati alla salute dell'uomo, degli alberi, della fauna e del territorio e del tartufo bianco, perché la nostra associazione si chiama appunto Terre di Tartufi. Il nostro simbolo però non è un tartufo, è un albero, proprio perché il nostro impegno è proprio per il territorio, per il tartufo certamente, perché il tartufo è un indicatore della salute del nostro territorio. Siamo un gruppo di amici che hanno deciso di incontrarci e di indirizzare la passione che ci unisce verso questi progetti. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un progetto ecologico sostenibile volto a salvare un ambiente agricolo boschivo. Come diceva Mauro prima, il nostro territorio su 1000 ettari di territorio, 600 sono di bosco. Quindi è una grande risorsa. Io abito all'inizio di questo polmone verde che è Macutasa e sono più di 5 km di strada che da Cisterna va verso Ferrera ed è tutto bosco ed è bellissimo, c'è un sacco di gente che va a camminare e si immerge nella natura. Quindi questo, oltre a essere un punto in cui crescono i tartufi, c'è umidità, c'è il giusto microclima per la crescita del tartufo, è un territorio che ha delle potenzialità enormi. Il nostro impegno è quello di conservare, migliorare e incrementare le tartufaie che sono già presenti nel nostro territorio e questo significa salvare i nostri boschi e gli alberi che sono una ricchezza insostituibile. Il nostro progetto non è un progetto che nasce e muore, ma è un progetto a lungo termine per la conservazione e la gestione di questa biodiversità, perché se andiamo nei nostri boschi verso sera si sentono gli uccellini, iniziano ad arrivare i caprioli cinghiali, adesso siamo pieni in questo periodo, alcuni lupi e quindi la natura si riappropria anche un po' del suo spazio. Anche un po' questo territorio è da salvaguardare perché è sfruttato in alcune parti dal punto di vista di colture intensive, quindi vigneti, noccioleti, e dobbiamo appunto bilanciare la coltura, sicuramente serve l'agricoltura da mangiare a tutti, però dobbiamo anche bilanciare dal punto di vista naturalistico. Per ottenere questo risultato è necessario un dialogo dei vari attori, dai cittadini alle associazioni, alle amministrazioni. La regione ha tantissimi progetti, ogni anno escono dei bandi, il dottor De Vecchi ci parlava a Vezza, mi ricordo, anche delle piante secolari e quindi dobbiamo fare un po' squadra. Scusate,
e quindi solo la sinergia tra i vari gruppi può diciamo farci raggiungere questo obiettivo. Qual è la nostra missione? Noi diciamo rispettare, migliorare e salvaguardare. Questi sono i principi alla base del nostro impegno per recuperare questi terreni e boschi abbandonati. E, far funzionare e difendere questi ambienti che producono tartufo bianco è importante e dobbiamo convincere tutti gli operatori e anche le amministrazioni che questo territorio è una risorsa veramente importante, dobbiamo fare sistema. Questo tartufo deve essere un catalizzatore per questo turismo di cui si parlava prima, che è un turismo, va bene, di marketing, però non ci siamo mai accorti così tanto come durante la pandemia che recuperare, poter camminare, poter uscire in un ambiente naturale è bellissimo. Noi abbiamo la fortuna di averlo, questo ambiente, quindi dobbiamo preservarlo. E poi c'è il cambiamento climatico, è sempre più un problema incombente. Canale Ecologia, il nome della loro associazione lo dice, quindi dobbiamo essere anche ecologici e dobbiamo capire l'importanza e il significato che hanno gli alberi per noi, nei boschi, nei campi, nelle città. Sono indispensabili per la qualità della vita, per migliorare l'agricoltura, per l'estetica del nostro paesaggio, perché è bellissimo vedere queste piante secolari, i turisti si fermano a fare le fotografie del nostro paesaggio, di queste bellissime piante, oltre che dei nostri bellissimi vigneti. E la gestione dei nostri territori spesso lascia un po' a desiderare, e a volte ci sono interessi che vanno al di là della salvaguardia del territorio, e anche in questo quindi dobbiamo impegnarci un po' tutti. Questo autunno, inverno, ci siamo accorti che purtroppo, come tutti gli anni accade, e su questo può essere un punto di discussione più tardi, alcuni boscaioli, anche diciamo imprenditori che lo fanno per mestiere, avendo un permesso regolare per il taglio, hanno poi tagliato cosa non dovevano tagliare e hanno lasciato il bosco in condizioni non proprio da giardino fiorito, diciamo. E quindi a volte noi andiamo nei boschi, facciamo una passeggiata, andiamo per tartufi e ci accorgiamo di queste cose, a volte tardi. Quindi dobbiamo cercare anche in questo di fare sistema. Non so come, non so se può essere una delibera comunale, un patto tra i cittadini, non so, possiamo trovare delle idee tutte insieme, però dobbiamo cercare di evitare queste cose. Ci sono piante che nel giro di 10 anni tornano a essere alte 20 metri, ci sono altre piante che ce ne vogliono benché 20 anni. Esatto. Quindi andare a tagliare una di queste piante è una perdita per tutti. A livello economico, chi l'ha tagliata, per carità, sul momento guadagnerà quei 1000 euro, però i nostri figli non ce l'hanno più. E quindi questa è una cosa molto... Lo sappiamo tutti che la grossa anidride carbonica ci restituisce ossigeno, fungono da catalizzatori climatici, quindi regolano caldo e freddo. La sera estate si sta benissimo, a casa mia la sera è sempre fresco perché arriva l'aria fresca dalla vallata, che è sempre piena di verde. Però dobbiamo veramente pensarci, e quindi su questo dobbiamo fare proprio un po' squadra. La tutela dell'ambiente naturale è quindi riconosciuta ormai a livello mondiale. Se non ci sono alberi, non c'è sole, non c'è vita. Quindi ben venga il tartufo, ben venga la valorizzazione del territorio, però dobbiamo cercare di
ripeto, salvaguardare. Il tartufo è un prodotto della nostra tradizione enogastronomica e è una potente leva per un catalizzatore non solo della, di, della, della salute del nostro territorio, un indicatore, scusate, però anche un catalizzatore dell'attenzione del mondo, perché il mondo durante la Fiera di Alba ci guarda e sa tutti, noi non vogliamo sostituirci assolutamente alla vetrina di Alba, e non vogliamo competere con la realtà di Alba, però dobbiamo essere cioè valorizzare il territorio in modo che lo si conosca anche per il tartufo, perché se la gente capisce che il territorio è sano, quindi il tartufo è un indicatore di questa sanità, non si dice, però del territorio, salute del territorio, e, diciamo, è una veramente importante per noi. E, quali sono i nostri progetti? Piantare alberi grazie anche a sia delle associazioni, alla Fondazione Cereasti, a alcune cantine. Abbiamo già piantato nuovi due tartufaglie, ne abbiamo recuperate e abbiamo dei progetti futuri per recuperarne altre. Facciamo attività didattiche, adesso c'è un progetto con la scuola, speriamo si riesca a realizzare per quest'anno con le scuole di Cisterna, e facciamo anche possiamo organizzare passeggiate, quindi anche ricerca strutturata del tartufo, sempre spiegando cosa si va a fare e il perché, quindi non solo la ricerca del tartufo, ma anche spiegare il territorio e quindi diciamo l'importanza del nostro paesaggio. Ad oggi abbiamo incomodato l'uso gratuito 7 ettari a San Martino Alfieri, altri 6 ettari qui a Cisterna e altri 7 ettari sempre di proprietà a Cisterna Lassi. Una nostra idea è quella di adottare queste piante secolari di cui parlavamo prima. Il proprietario ha messo intenzione di tagliare questa pianta, ci può contattare e se qualcuno vuole adottare la pianta, noi ci impegniamo a, diciamo, ricompensarlo, non tagliando questa pianta, ma ricompensarlo anche, diciamo, con un'adozione di questa pianta. È un tartufo. È un tartufo, chiaramente. Due tagliolini al tartufo. Quindi anche il film, non so se qualcuno di voi l'ha visto, The Truffles, è stato un grande catalizzatore dell'attenzione. È un docufilm prodotto da questi due registi, Michael Dewig e Gregory Kershaw, americani, che è stato presentato a San Damiano d'Asti. E durante la presentazione, nei giorni della presentazione, abbiamo inaugurato la riserva naturale di Truffolanders, che si trova sempre in questa vallata di cui parlavamo prima, che si è adesso ricongiunta con il sentiero del Pino Silvestre, che hanno inaugurato gli amici dell'associazione degli Ecomuseo del Rock. Lavoriamo anche in collaborazione con la LIBU, abbiamo posizionato diversi nidi per la protezione degli uccelli, liberati degli uccelli predatori, quindi diciamo si fa molto gruppo, ci si diverte molto, nel frattempo cerchiamo di recuperare i nostri boschi. E l'ultimo progetto è stato quello che abbiamo inaugurato lo scorso autunno, che è il sentiero d'anello, che è sempre in Val Butassa, dove abbiamo piantato più di 200 alberi e recuperato appunto questa parte di bosco che era veramente stato un po' abbandonato. E c'è questo sentiero d'anello che sale la chiesetta di Sant'Anna e percorre questa parte di bosco. Solo insieme quindi possiamo fare qualcosa di attivo. Io dico sempre che quando vado nei boschi e vedo una situazione come quella che vedete sulla destra, mi piange il cuore. Questa non è delle peggiori che ho visto. Dopo il taglio del bosco, i boschi vengono lasciati in uno stato veramente terribile.
non si portano neanche a casa i rami, io non dico i ramoscelli, che una volta si facevano le fascine per accedere alla stufa, ma vengono lasciati proprio tronchi, è veramente un disastro. Questo secondo me è un male, perché poi i rovi si accavallano in queste cose, la legna non marcisce, ed è anche qui le autorità dovrebbero andare a controllare, probabilmente dopo il taglio del bosco si è stata data l'autorizzazione, però poi deve esserci un controllo, perché se no decade tutto. Vi ringrazio dell'attenzione. Iniziamo il dibattito, che il sindaco voleva anche aggiungere qualcosa. Ovviamente si intende di alberi, se intende molto Ettore Chiavassa, vicepresidente di Canale Ecologia, che ci parla del progetto Salva Rocche. A che punto siamo, Ettore? No, direi che con il progetto Salva Rocche abbiamo qui il rappresentante di Comune Roero, che ci può dare delle indicazioni anche migliori, Cesare Cliberti. Io, anche da talora, cercherò di essere molto sintetico per parlare soprattutto di Canale Ecologia, che probabilmente molti di voi conoscono, perché siamo vicini di casa. E direi che in questo momento, in questi momenti, quando è sempre più emergente il discorso del cambiamento del clima, si fa un uso inflazionato molto spesso di parole qua, di parole sostenibilità, green, bene comune, paesaggio e altre parole che però credo debbano essere molto più approfondite e rese molto più informate alla popolazione e anche più consapevolmente usate. Perché a me piace molto Canale Ecologia? Perché Canale Ecologia coniuga il verbo del fare. Il verbo del fare che fa esattamente da 30 anni, quindi in tempi non sospetti, dove non c'era ancora un discorso di emergenza climatica, ma ha dimostrato di avere una visione predittiva importantissima sotto questo aspetto. Qui abbiamo uno dei padri fondatori, l'amico Gino. Io non è molto che opero nel settore di questo settore di Canale Ecologia, però ho notato che noi stiamo facendo esattamente come il colibrì che porta la goccia per andare a spegnere l'incendio. Noi non abbiamo la presunzione di salvare il mondo, però in 30 anni, anche con delle risonanze di carattere extraterritoriale, e faccio riferimento all'appartenenza alla rete italiana della Wilderness o ai rapporti eccellenti che abbiamo con Naturlife International e degli amici tedeschi, noi in 30 anni abbiamo acquistato boschi per 40 ettari. E il modo migliore per preservare il paesaggio, per preservare la biodiversità, per garantire ossigenazione, ma soprattutto coesistenza di ecosistemi, Enrico, come dicevi tu giustamente, poi ogni tanto andiamo anche in giro insieme per vedere, eccetera. Ecco, questo è il modo più semplice e assoluto dal punto di vista dell'efficacia per preservare il paesaggio, acquistare terreni, acquistare boschi e fare anche delle azioni in certi casi mirate, come è stata la campagna del Salva Castagni, i Salva Castagni secolari, che sono una delle caratteristiche principali dal punto di vista botanico del Roero. Sotto questo aspetto noi abbiamo posto, diciamo, dei pilastri che, oltre a essere l'acquisto di boschi e quindi la preservare in modo
spiegare loro le cose, fare un'educazione all'aperto. Loro hanno i presupposti mentali e caratteriali favorevoli per recepire senza le diciamo, i nostri condizionamenti le cose più belle che noi abbiamo intorno. Ed è il presupposto. Per garantire un miglioramento del futuro. Purtroppo notiamo ancora, nonostante l'uso inflazionato delle parole che ho detto, notiamo ancora molto discariche, molta deforestazione, molto consumo di suolo. Non si parla mai troppo abbastanza di consumo di suolo, aspetto assolutamente strategico. Quindi direi che andiamo avanti anche con altri pilastri. Il terzo pilastro, dopo l'acquisto dei boschi, dopo la didattica all'aperto, l'educazione all'aperto, è quella di partecipare ad eventi, perché crediamo che la mancanza di informazione, anche in buona fede, quando si parla di lupi, quando si parla di cinghiali, quando si parla di paesaggio, è una cosa assolutamente vera a cui noi dobbiamo dare risposte, dobbiamo agire affinché le persone che sono sempre più abituate ultimamente ad assumere delle informazioni senza critica sui social, ad esempio, queste persone, noi tutti dobbiamo essere informati consapevolmente, poi possiamo anche prendere le nostre decisioni, come tutti sono in grado e devono fare secondo della loro coscienza, della loro responsabilità, della loro consapevolezza. Però è importantissimo, secondo me, incrementare l'informazione generale su questi temi importantissimi. Sotto il profilo dei prossimi passi che l'associazione Canale Ecologia, un'associazione di volontariato creata 30 anni fa, lo farà qui nel territorio di Cisterna, perché come ha detto, come ho visto anche con Marco e con il Marco quando hai fatto vedere la slide dei boschi che si affacciano sui vigneti, la parte più sopra di quella slide sarà una riserva integrale. Quindi questa associazione di volontariato Canale Ecologia avrà nel prossimo obiettivo la creazione di una riserva integrale che proprio è stata da noi identificata come potenziale molto, molto valido proprio ai confini tra Canale e Cisterna. È una valle chiusa, è una valle che ha all'interno diversi ambienti, possono essere le rocche, le zone umide, presenza di specie botaniche molto particolari, licheni, pini silvestri, castagni, cerbo in generale, quindi è una cosa molto interessante. Saranno 10 ettari, non sarà facile, ma ce la faremo, come sempre. Sergino, puramente, cioè adesso ci chiameremo forse Roer Ecologia, perché aveva un senso 30 anni fa chiamarsi Canale Ecologia, adesso invece ha senso fare sinergia, come diceva benissimo Elena, su Maroero Ecologia. Però chiederei a Cesare di aggiornarci sul Salvarocche, che è un tema veramente importante, è quello che passa dalle parole ai fatti, secondo me. Volevo anche solo rispondere un attimo, Gino, bellissimo l'ecologia, ma teniamo presente che il canale non vuol dire solo canale paese, ma canale dal punto di vista informativo e dal punto di vista dello stream, no? Per cui grazie. Siamo alla fine e siamo anche stanchi.
fa e allo spirito proprio di tutelare le rocche e i boschi del Roero e non solo. Ed è stato presentato qui. È un lavoro che è iniziato tantissimi anni fa, probabilmente 20-30 anni fa. Mi ricordo che Gino me ne parlò dicendomi c'è questa roba che bisognerebbe valorizzare, bisognerebbe recuperare. E qui ci trovammo nel maggio del 2019 per lanciare questo progetto ai candidati sindaci che allora erano quasi tutti alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali. E in quella sede chiedevamo ai sindaci di impegnarsi a firmare un protocollo d'intesa in cui sostanzialmente ci aiutavano a fare rete sulla tutela dei boschi e delle rocce. Fare rete voleva dire semplicemente, vediamola in termini elementari, non volevamo aggiungere elementi di restrizione delle amministrazioni che hanno già tanti problemi, ma volevamo esaminare tutti i portatori di interesse che ci sono dietro il territorio, quindi parliamo dai tartufai ai contadini, ai turisti, adesso non mi vengono in mente gli altri, i tribulau, i residenti, gli agricoltori, i cacciatori, gli apicoltori, eccetera eccetera, quindi tutti quelli che avevano una ricaduta in quel territorio. Abbiamo provato ad esaminare in un documento che abbiamo preparato qualche anno fa i pro e i contro nell'introduzione di un sistema che si appellava ad una legge regionale del 2019, che voleva dire creare un sistema di salvaguardia minima della tutela dei boschi e delle rocche. Questa cosa in realtà aveva una sua origine importante, che era nata con 6 comuni del Roero nel 2010 a fronte della legge regionale, che è una legge del 2009. La legge regionale del 2009 è la legge numero 19 e questa appunto permetteva di istituire queste zone naturali di salvaguardia. Allora nel 2009, la regione spinse affinché i comuni del Roero creassero questo sistema per la tutela, per la salvaguardia, e convinse alcuni comuni, 6 aderirono, a creare questo progetto. I comuni che aderirono allora furono Somariva Perno, Somariva Bosco, Sanfre, Bra, Baldissero e l'ultimo era Pocapaglia. Questi 6 comuni istituirono questa zona minima di salvaguardia che si chiama Z2, è riconosciuta dalla legge regionale, fecero una convenzione e avevano degli ottimi propositi, hanno fatto veramente ricorso degli studiosi che li aiutarono a preparare un percorso molto interessante. Però quello che è successo purtroppo è che questo progetto non ha prodotto quasi niente, è rimasta lettera morta, cioè ogni tanto si trovavano, però i singoli comuni andavano avanti per conto proprio e non producevano quella sostanza che c'era dietro quella legge. Quando noi siamo partiti con il convegno di Cisterna, in cui nel 19 abbiamo fatto questa cosa, le abbiamo un po' sollecitate, perché tra l'altro questi 6 comuni che stavano lì dormienti si sono resi conto che dopo 10 anni quell'accordo sarebbe decaduto, e quindi in forza di questa nostra sollecitazione, per fortuna questi 6 comuni hanno rinnovato quella convenzione nel 2021, ok? Quindi solo 2 anni fa. Però che cosa è successo di nuovo? Che questi 6 comuni hanno rinnovato la stessa convenzione di allora, che non aveva funzionato, e di nuovo è rimasta una cosa così sulla carta che non funziona. Allora noi abbiamo detto, ma se c'è veramente la necessità di creare un progetto chiamato Salvarocche, un termine che ha inventato l'amico Gino sempre molto simpaticamente, che riguarda appunto un territorio di 8.000 ettari per 40 km su una dorsale di rocche che parte da Cisterna e arriva fino a Bra, dove ci sono almeno 12 comuni che hanno le rocche in comune, ma se poi la estendiamo anche ai boschi arriviamo a 15, 16, 17 comuni, quindi un polmone verde incommensurabile come valore. Se noi riusciamo a fare una rete dove questi comuni lavorano insieme, non ogni comune fa il suo pezzettino, qualcuno è un po' più virtuoso, qualcuno lo è poco, ma se insieme si riuscisse a fare veramente un progetto integrativo,
come attraverso l'estensione di questa zona di 6 comuni della Z2 che esiste, perché bisogna partire da qualcosa di giuridico che esiste, okay? Estendendolo almeno ai 12 della dorsale, ma possibilmente a 15, a 16, quelli che sono limitrofi e che hanno anche i boschi, ecco che a quel punto lì poi ci potrebbe essere più spinta a fare in modo che questo insieme di comuni costruiscano un veicolo comunitario per la gestione e per la tutela vera. Questo veicolo sarà un soggetto in mano alle amministrazioni, ma non più in mano ad una singola amministrazione. Non che quando cambia un sindaco poi uno disconosce il valore del precedente o successivo, rimane un unicum di rete che va avanti, che si sostiene anche con l'aiuto delle associazioni. Noi siamo disponibili a fare un passo indietro, perché non vogliamo nessuna primogenitura su questo, ma fare un passo avanti nel cercare di essere spronatori, aiutare, eccetera, con altre associazioni che abbiamo sentito oggi. Quindi questa cosa potrebbe veramente funzionare. Tra l'altro ricordo anche che la legge regionale, il piano paesaggistico regionale che qualcuno ha citato del 2017, dell'ottobre del 2017, dice esattamente sul Roero che si tratta di una spina dorsale boscosa con un paesaggio straordinario. Paesaggisticamente il Roero presenta due volti corrispondenti alla diversa natura geologica dei suoli. A dividerli è la selvaggia frattura delle rocche che attraversa tutto il territorio della Dracia esterna sull'asse sud-ovest e nord-est. Quindi abbiamo da un punto di vista istituzionale due punti magici: la legge del 2009 regionale, abbiamo il piano paesaggistico regionale e abbiamo nella legge che ho detto prima un punto che non bisogna sottovalutare, e cioè la legge regionale del 29 giugno 2009, numero 19, all'articolo 52 bis dice: la modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, quella che noi vogliamo fare, è delimitata dall'allegato A, eccetera, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata, quindi la modificazione dei confini, quindi i 6 che diventano 15, quella modificazione dei confini regolata per legge, è apportata con apposita delibera della giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione conciliare. Quindi, in sintesi, è molto semplice: se i sindaci 6, che fanno poco, diventassero 15 e si mettessero a fare molto, e questi altri che si aggiungono si mettessero d'accordo nel creare un sistema di gestione comunitario, lo possono fare, la legge lo permette, è sufficiente che i sindaci che mancano facciano una delibera di consiglio comunale, questa delibera di consiglio comunale la mandano alla regione, la regione a livello di giunta può approvare questa estensione di territorio sentiti i sindaci dei comuni interessati. Allora, che percorso abbiamo fatto dopo il convegno di maggio del 2019? Abbiamo avuto il Covid, abbiamo perso un po' di tempo, abbiamo fatto un sacco di riunioni, abbiamo convocato i sindaci. Nel luglio del 2021 tutti i sindaci del Roero erano presenti, quasi tutti, ad un incontro fatto a Montalto in cui tutti hanno detto: va bene, si può fare, procediamo. Alle parole sono seguiti ancora pochi fatti. Da allora un comune nel dicembre del 2022 ha deliberato l'estensione, la partecipazione alla Z2, quindi quel comune Montalto Roero ha mandato la delibera alla Regione Piemonte. Gli altri 5 comuni della dorsale, che sono Canale, Cisterna, Sommariva, Cisterna, Santo Stefano Roero, Monte Roero, mancano all'appello. Allora, se il sindaco di Cisterna... Canale ha promesso la delibera, eh?
Canale Provincia, sì, però abbiamo fatto un incontro come questo a Monticello un mese fa, il sindaco dopo un bel po' di discussione ci ha detto va bene, vi faccio la delibera, speriamo. La mia amica sindaca di Santo Stefano Lero mi ha detto facciamo la delibera, spero una. Cisterna è un comune importantissimo, ho sentito delle bellissime parole del sindaco, se effettivamente anche il comune di Cisterna ci desse questa spinta noi riusciremmo ad avere, ieri abbiamo fatto un convegno, venerdì abbiamo fatto un convegno a Brano su questo tema, c'era il sindaco presente, Brano è già dentro, ho detto ma un comune come Brano, per la dimensione che ha, non deve stare dentro, deve essere l'attore protagonista di questa cosa, ho bisogno che cavalchiate questa cosa. Però siccome non sentono la pressione della regione, perché la verità è questa, i fatti che ho citato prima, normativi, vengono in un momento precedente rispetto a quello attuale, ma non c'è contrarietà da parte della regione, c'è meno spinta, allora che sia il territorio a spingere, perché le leggi ci sono, ci va poco, entriamo dentro la Z2 dei 6, facciamolo diventare 15 comuni, creiamo questo veicolo di gestione pubblico, misto, pubblico-privato, con chi volete, l'associazione, i comuni, i sindaci decidono quello che vogliono. Finalmente non avremo più i problemi dei boschi che sono distrutti, della manutenzione che non si fa, dei controlli che non si fanno. Ci sono quantità di denari pubblici inutilizzati e inespressi che potrebbero essere convogliati. C'è un UNESCO delle linee del paesaggio che adesso va esteso ai comuni, ma che potere ha un UNESCO dei boschi delle robe dell'Europa universale? Abbiamo una dimensione territoriale incredibile, basta volerlo, però bisogna che i sindaci abbiano voglia e coraggio di lavorare in rete, perché abbiamo degli ottimi sindaci che puntano a fare del loro territorio la stella, la punta di diamante, ma non basta più. Se noi non riusciamo a fare il salto di qualità nel capire che solo la rete fa la differenza, noi non riusciremo a spuntare. Grazie. Passiamo agli interventi di chi vuole cercare di essere premi, sono già le 7:20, portato dal sindaco che aveva chiesto di intervenire, che è stato anche chiamato in causa da quest'ultimo intervento. Sì, io volevo dare la risposta a Elena, no, che ci ha fatto poi un email sui boschi, sul taglio delle piante. Io ho fatto due incontri con i sindaci di Montato, i sindaci di qua da vicino. Io ti dico, poi te l'avevo detto alla voce, la regione non ci dà le norme da poter agire. E la regione, perché noi con l'ARA, con la forestale è quella che dà i permessi di tagliare le piante, e se la forestale dice a noi sindaci non pensarci, siamo noi, la regione deve dare l'input, il sindaco la taglia il mostro, la taglia sì, la taglia là, ma noi non possiamo intervenire a casa degli altri e comandare a casa di un altro. Noi abbiamo delle normative, dobbiamo farle rispettare, ma quelle che abbiamo dobbiamo farle rispettare, gli altri non possiamo far niente. No, Maria, è anche una risposta per il sindaco, l'ultimo, andatevi alla domanda. Ma la risposta ci pensiamo e poi non è detto che Cisterna si tira indietro. Voglio dirti ancora un'altra cosa, Livio. Tutti i sindaci non hanno ancora imparato la ora del sindaco. Io ho fatto il presidente dell'Unione delle Colline Alfiere 10-15 anni. Poi l'Unione, ormai le unioni sono tutte, quasi tutte rotte, non fanno più rete, perché il sindaco ha il campanile nella testa, finché viviamo con il campanile non riusciremo a fare le cose che ha detto il campanile. Quello è il discorso, solo quello, se tutti i sindaci, come dicevo, avessero la forza di dire facciamo rete, ma il sindaco ha il campanile nella testa, ma nemmeno un campanile, perché poco prima ha detto che lei non può fare nulla per la tutela dei boschi. Quindi no, non ho detto che posso fare nulla. La regione non ci dà gli strumenti da evitare il taglio delle piante. Noi non
siamo quelle che... La cerca, lei si ricorderà alcuni anni fa quella per cui è intervenuta anche la forestale, per cui per pochi rami che invadevano la strada e sono stati tagliati querce secolare 50 metri o 100 metri dalla strada. Sì. Mi pare che lei come sindaco avrebbe dovuto prevedere questo. Dato che l'operazione non era fatta dal sindaco, era fatta dalle associazioni, a quel punto lì come cosa potevo intervenire? Associazione? Io non so chi ha dato l'ordine di tagliare, di pulire lungo i fianchi delle strade. Ma quella era della provincia, ma lei ha messo l'ordinanza, ma lasciamo perdere. Io non dico so che un sindaco può intervenire su queste cose. Noi come associazioni, che con tipi di minacce, abbiamo agli abbattitori, abbiamo detto, signori, se voi prima di abbattere le piante che acquistate dai proprietari, ci consultate, noi possiamo acquistare questi posti. Oppure il comune denunciare se lasciano come illustrato dalle foto, tutte le ramaglie, tutto quello che non interessa alla vendita, su quello penso che un'amministrazione possa far intervenire chi è competente, per cui questi signori la volta prossima su piante secolari, su piante tradizionali, ma non è la forza, lei mi sta identificando, le piante tradizionali sono una bella cosa perché secondo me sono un punto catalizzatore di un turismo ecosostenibile, cioè i turisti vengono qui per vedere, togliere i tartufi e poi magari vanno in tutte le aziende. E questo sarebbe anche una cosa del comune, di invitare le aziende del territorio a fare, come diceva Elena prima, a stare uniti e concorrere, perché da molti ormai vengono qui, fanno la ricerca del tartufo, poi vanno in provincia di Arni ad Alba a vedere le aziende vinicole. Noi non abbiamo bisogno di fare una data, noi abbiamo delle aziende vinicole con della qualità alla pari di altre. Sì, ma e poi la gente si gestisce come vuole, questa è un'altra cosa. Io ti dico che ho fatto 2 o 3 riunioni con la forestale, mi sono impegnato per dare una risposta efficiente, abbiamo scritto in regione, la regione tuttora non ci ha ancora detto la modalità, come poter fare. Sono
comprovarò che non posso dire niente di questa parte. Io sono il sindaco, ma ho il consigliere, ho da ragionare con la giunta, ne parlerò, poi vedrò come tutte le altre cose che richiedono, poi darò una risposta. Sicuramente penso che possa essere anche favorevole. Noi adesso se c'è. Ma non è che devi puntare il dito che stia da solo qua oggi. Ma se qualche gruppo di pressione ha piacere di approfondire l'argomento, non so, cacciatori, contadini, che si vedono precluso magari, cioè noi siamo disposti a parlarne, perché non si aggiungono delle ulteriori complicazioni. Qui è proprio la sinergia di insieme che dà la possibilità di valorizzare un territorio e di assumere fondi per un'effettiva tutela. Cioè io questo, ad esempio, questa è la delibera di Montaldo, io la consegno ufficialmente a Renzo perché che veda la possibilità per il sindaco poi di decidere la perimetrazione, perché non è già deciso, non è già deciso la fetta di roba che l'interna acquisirà nel piano, sarà successivo, perché sarà una regione con i propri tecnici che farà una mappatura della dorsale completa con tutti i comuni che aderiranno. Ma questo si è preso l'impegno da approfondirlo. Noi già con, anche con Monteo, che abbiamo una grossa sofferenza con un sindaco di Montaigne, ci siamo dati disponibili, perché lui ha fatto presente che c'erano degli abbattitori contrari ad entrare in questa, perché avrebbero avuto più controllo. Più ma di un binnen in corso, veniamo a parlarne e vedranno che addirittura qui gli abbattitori erano fuori dall'area, io addirittura fuori, un mancazzare. Quindi bisogna parlare a ragione veduta. Tu sai che quando abbiamo fatto le posti con me non si niente. Ma certo, ci può essere però un'interazione con la forestale per il discorso che faceva Livio, perché se c'è una pianta da tagliare con un subentro di monetario perché stia in piedi, e perché allora noi siamo però più che
credo che sia sulle cronache di questi giorni, ieri sulla stampa c'è stata la candidatura ufficiale di questo territorio, no? Alba Brana di Roero come capitale della cultura 2026. Questo sicuramente, cioè, non è, adesso io volevo addirittura, cioè, se c'è tempo, un secondo di riepilogare. Allora leggo, ora tocca alle colline di Fenoglio di Pavese. Fenoglio, quindi Cisterna, diciamo, ce l'abbiamo, abbiamo appunto l'esempio che è stato portato, dove la cultura enogastronomica, naturalistica e letteraria si fondono indissolubilmente e dove il progetto è così ambizioso da voler coinvolgere tutti i comuni del territorio, da Santo Stefano Belva a Cherasco, da Montà a Corte Emilia. Io aggiungerei da Bra a Cisterna, se ci sarà la disponibilità, sarebbe, cioè, appunto, il paesaggio è di grande sguardo, sta anche a noi, e appunto avere anche uno sguardo un pochino più quindi ambizioso, e dire una visione sicuramente per il futuro prossimo, perché il 2026 non è per così lontano, quindi ci consentirebbe sicuramente di essere protagonisti di questa candidatura. Tutto qua. E sicuramente riguardo a questo, visto che è candidatura Alba Brana anche Roero, penso che ci debba essere sicuramente Cisterna con tutto il territorio. Grazie, faccio velocissimo anch'io, nel senso che io faccio parte anche della tavolata del paese di Cisterna d'Asti e mi collego un pochino con quello che ha detto il dottor Rivella quando parlava della parte agricola, nel senso che la festa di Cisterna sarà il 23, 24, 25 giugno e nella domenica faremo un convegno proprio per parlare della parte agricola, un modo bello di vedere la parte agricola, quindi ci saranno tre tecnici, uno viticolo, uno frutticolo e uno coricolo, che parleranno di esperienze biologiche nelle aziende. E questo proprio perché? Perché deve essere un segnale importante, perché le aziende possono comunque coesistere con l'ecosistema che ci circonda. Quindi questo con l'obiettivo, noi in quell'occasione probabilmente faremo una maglietta per questo evento, con una raccolta fondi, questi soldini che speriamo di riuscire a ricevere verranno utilizzati per mettere delle casette, tra virgolette chiamate anche alberghi, per gli insetti impollinatori lungo i sentieri del paese. Una battuta per il comune di Cinaglio soltanto, volevo dire una cosa, perché il Consiglio di Stato si è deliberato, è finita, cioè non è che uno possa ricordare, è l'ultimo grado, quindi quando è finita, però avete la grande occasione delle elezioni, c'è l'esempio di Cisterna che sono un esempio positivo, quindi bisogna che ci sia un paese che reagisce e poi cambia il suo sindaco. Grazie.